fantastiche. Bene. C'ho male a un fianco, c'ho male alla... C'ho male alla testa, c'ho male, c'ho male, c'ho male, aiuto, c'ho male. So, Google il male, c'ho male. Ma che fai, cazzi suoni? Non ho capito. Dov'è Nick? Allora. Ma tu ti sei creato un centro tavola da ristorante cinese davanti, pazzesco, figo, pazzesco. Ma era il mio ventaglio? Questi sono due ventagli, sono quelli che ci hanno distribuito in fila all'aeroporto di Andover. Io il mio l'ho lasciato nel supermercato dell'aeroporto. Io non l'ho preso perché c'erano tipo 20 gradi, non faceva caldo. Però c'era un ventaglio, non si rifiuta mai. Ma comunque, no, è che io a un certo punto mi sono convinto, siccome eravamo lì nello store dell'aeroporto e ogni tanto bippavano. Sì, ok. Cioè due signore avevano fatto bippare in momenti diversi. L'antitaccheggio. Ce le hanno fatte suonava l'antitaccheggio. Di che cosa? No, suonava l'antitaccheggio. Di cosa? Non lo so, di qualcosa nel coso lì dell'aeroporto. Ma di sicurezza, i controlli di sicurezza? Sì, quando esci dalle casse. Ah, non i controlli di sicurezza. No, no, allora io mi sono convinto. Un applauso a Nicolas. Scusate. Lanciamo la Perinic. C'è la Perinic. La Perinic. Non ce l'abbiamo. È il ghiacciolo di Nelson quello. Sì. Ma di cosa ti sei convinto? No, allora mi sono convinto in quel momento che fosse tutta una roba geniale per far sì che suonassero gli antitaccheggi. Come si chiamano? I ventagli. Con i ventagli. Cioè, ventagli. Perché dovrebbero volere che suonassero? Esatto, per fare così, casino, per sai che anch'io l'ho pensato. Vero? Sì, sì, sì. Quando siamo passati da lì. Infatti l'ho lasciato Maurizio, Io l'ho buttato. Ecco perché l'hai lasciato. Assurdo. Ma non capisco perché dovrebbero avere interesse a farti suonare. Perché la signora prima di noi era suonata? Sì, per divertirsi. Io quella signora lì, io l'ho vista da lontano, a un certo punto ha estratto la katana. No, beh, una pistola è estratta. Perché non lo sai mai. La katana, secondo me, al Marconi di Bologna potrebbe passare. Io, allora aspetta, io ne ho parlato un sacco, cioè ci ho ripetuto un sacco, nel senso che è pazzesco il controllo diverso che abbiamo fatto ad Amsterdam. Poi il buono parla di Amsterdam perché mi ha rotto il coglione. No, allora, aspetta, però io direi che visto tutto, io direi controlli in tutto il mondo e Bologna. E sono Bologna. Proprio, sì. Loro ti hanno visto tutto. No, loro mi hanno visto. No, non è vero tutto. Che ma allora, qua quella macchina vede tutto. Allora, ti vede dentro l'anima. Qua si sostiene. Ti scruta. Allora, perché? Qua si sostiene. Perché ti guardava te un uomo e nel allora stiamo parlando degli scanner in aeroporto e dove? In cui ti devi mettere ti davanti con le braccia aperte. Ma secondo me no, io ho visto un ghigno. Ho visto un ghigno del tipo che controlla. Il tipo mi fa alright. Cioè? Ma ha fatto così, te lo giuro. Ma per cosa? Right, dici per cosa, scusa? Per cosa? Quando mi ha visto tutto. No, okay, ma posso dire che io mi sono cagato in mano lì. Ti vedono il pipo. Perché mi sono accorto che quello. In tasca avevo delle pillole. Okay. Vabbè, ma cos'era? Del flu. Erano dei moment. Però erano spillolati. In tasca. Ah, fuori dal blister. Sì, vabbè, sì, no, così, nude e crude. E quindi ho detto, se mi hanno fatto svuotare le tasche, perché ho degli scontrini varie, e nel tirar fuori la roba ho lasciato la pillola in tasca e gli ho svuotato gli scontrini. Quindi avresti, ha fatto pillola rossa, pillola blu. Avresti potuto contrabbandare delle cose. Pensa, invece bene, l'unica cosa per quello, cui l'hanno fermato è One Piece. Mi hanno tirato, sì, ma non capisco. Beh, cioè, se lì mi avessero anche trovato roba dell'intestino. Ma se mi avessero trovato i One Piece. No, sì. Scusa, i One Piece. Nel culo. Se mi avessero trovato i One Piece nel culo. Se mi avessero trovato i moment in tasca. Sì. Cioè, mi avessero. Non ti avrebbero detto niente. Ma che ne sanno loro che sono moment? Ma li passano nei loro pipettini. No, aspetta, secondo me hanno delle cose in cui possono capire la composizione. Io sapevo che se ne pigliano due, vedono come vedi. Stai lì 6 ore, aspetti che li salga la posta. E se invece avessi avuto dei One Piece nel culo? Vabbè. Quello era un po' in maniera strana. Uno secondo sospetta. Me. Però a me mi ha fatto ridere perché tu quanti One Piece avevi? Due. Io ne avevo 4 e non mi hanno aperto né controllato niente. A me proprio hanno aperto e hanno infilato la mano proprio, cioè proprio alla ricerca di quelli. Ma sai cosa? Secondo me tu avevi tipo il numero 37 e il numero 92, quindi hanno detto strano, cioè è un po' strano che si vada a leggere due cose così. Però ad Amsterdam anche l'aeroporto. Dopo Bona parla di Amsterdam che parla per le palle. Cioè non dovevi neanche togliere il computer dallo zaino. È vero. Sì, è vero. Io ho detto devo toglierlo, fanno no. Ma anche i liquidi li hai lasciato tutto dentro. Ma perché avevano l'analisi 3D della tua valigia? Ah, probabilmente tra 10 anni hai un cancro grande come un braccio. Però ha fatto meno fila degli altri. È vero, però io adesso, a parte gli scherzi, mi ricordo che quando sono andato a fare determinate visite mi davano il parapalle perché non dovevano essere sparate le onde sopra ai testicoli. E io mi sono chiesto perché no. Ma non è un radix mi sono chiesto aspetta, l'altro giorno sono andato al dentista perché inizio con l'apparecchio, no? No, lì ti fanno fare la panoramica, che è sto macchinario che gira.
ed è vecchissimo di solito. E sconfitti dalla stanza quando lo fai. Certo. Ti stanno condannando a morte. Certo. Il primo è il radiologo che esce. Ti stanno condannando a morte. No, è che sei, lui ne fa tutti i giorni, più volte al giorno. Se lui stesse sempre lì, si sfascerebbe il cervello. E ti dirò di più, lui ha delle... che lo fai una volta ogni tanto. Ha dei permessi enormi di stare a casa un botto, tipo un botto di mesi l'anno, perché fa un lavoro a rischio. Ah sì sì, radio. Guarda, che va anche in pensione presto. Devo proteggere, le princess. È vero. Non farti spappolare i testicoli. Devo fare una domanda agli amici dei rap che sponsorizzano. Grazie rap, grazie. Ma se l'acqua che è qui dentro è qui dentro da due settimane, no, era bollente, la mia era bollente, io la sto bevendo. Ma secondo me le riempite tutte io. Ok, merda. Ma anche la mia, tranne quella di Frank. Eh no, la mia era già piena. Però devi rifarmi anche il letto a casa, Pingu. Bellissimo. È capace. Io gli ho chiesto se mi monta dei vlog, ma comunque a me il tizio dell'aeroporto ha detto fallo un controllino alla gamba destra. Sì. Detto vai. Ah, guardate, mi ha detto mi dispiace. Ah, così no. Proprio. Ok, vabbè. Non ma so per cosa. Però. Secondo me è molto in tema, ma come è in tema il fatto che mi stia pulsando tantissimo la testa, non capisco se le cuffie sono troppo strette o sai per qualche altra. Me? Esatto, caldo forse. Posso fare una cosa prima? Certo, fallo, fai quello che vuoi. Nels fact. Ma porca vacca! Ma la porca! Guarda, sono arrivati alla live. Sono arrivata alla fine, mi sono rotto i maroni. Basta. Questo non è Nels Fact, chiedo scusa Nelson se gli ho rubato il format, ma non ho fatto in tempo a chiedere a Pingu di chiedere un Nick Fact come scheda. Okay. Questo weekend sono andato alle strette di Cociglia, Bagni di Lucca per Frank, che lo conosce con quel nome, che è un canyon con l'acqua fredda bellissima, dove si può fare deep water solo. Cioè praticamente tu puoi arrampicare su queste pareti e caschi in acqua e quando finisci. Okay. Ho preso le scarpette da arrampicata con me, che sono blu. E no, Metz! Per gli amici del podcast, bellissimo. Nicola Salpiede tutto blu. Le scarpette d'arrampicata non sono fatte per andare in acqua. Ma sei serio? Ma cioè, si sono sciolte tipo. Ho i piedi blu. Li avrò per tutta l'estate, probabilmente. Ma che cazzo? No, ma che materiale è? Nick si è informato. Bello. No, ma cioè non è che ti rovina la pelle. È assurdo. È come inchiostro. È come quelle caramelline che mangi, ti fanno la lingua blu. Sì, solo sì, che però l'ho lavato tre volte e non è ancora andato via. Quindi resterò così. Come cazzo fai? Ma scusa, è dannosissimo, però. Resto blu. Vabbè, sì, ho capito, però. Ma sei un po' preoccupato. Cioè, no, ti è scattato una qualche. Cioè, ti scatta l'ansia per tutto oggi. Allora, per... raccontiamo cosa è successo oggi, per favore. Prima vorrei fare anche un sondaggione. Mettetevi in fila. Vaffanculo! bisogna stare ai ritmi di Tonno e fare tutto come vuole Tonno. Sondaggione, Nels Fact, rubrica che vi piace o non vi piace, grazie. Mi sembra, ma capiamo per il 2020. Io metterei anche abolirle. Nel sondaggio è anche Nick Fatto. No, ma per me è difficile che arrivi a. Cioè, Nelson è molto più bravo. Posso dire la verità? A me Nels Fact piace un botto. Anche a me. Il problema, secondo me, è dove posizionare. No, esatto, non lo puoi mettere all'inizio. Non puoi mettere all'inizio, lo dovresti mettere un po' dopo. Sì, Nels a Fact. Metà, no. Sì. Io adesso vado da Pingu. Nels Fact è una rubrica di divertimento puro. Faccio una premessa veloce. Pingu, tirai una frustata. Nels Fact. Allora, fatto. Non mi interessa quello che dice Ton. Prego. Questo non è wow. Oh, vabbè, wow, incisivo. Incisivo, diretto, mi piace. Dov'è il sondaggio? Sono confuso. Sondaggione. Ma l'ho già lanciato. No, ma l'ho già lanciato. Non è che si accumulano. Ma era quello di prima. Lo stanno facendo. Eccolo. Vai. Lasciali fare. Comunque io dopo le vacanze tornerei con delle rubriche nuove. Ma veramente. Ma ne avevamo un botto quando siamo partiti. Ne avevamo un botto. Ma c'era il ti guardo da qui, sì. Ma nessuno contribuiva. La Perinic. No. Vabbè, lanciamo questo vi guardo da qui. Allora, come ben sapete, vi guardo da qui non è altro che un... Ah, c'è già scritto, quindi non devo neanche spiegarlo. No, spiega per... No, spiega. Allora, fate una storia su IG. Anche si possono fare storie su TikTok? No. Non lo so. Sì, ci sono, ma... Vabbè, quel cazzo c'è davvero. Cazzo da guardare, però. Fate un cazzo da guardare. Un tweet in cui taggate... Non so come ci chiamiamo. Una storia, insomma, ci taggate, Valle Spaziale, vi guardo da qui, vi fate una foto mentre state guardando la live in posti strambi, barra la vostra postazione di casa. No, la postazione ci frega un cazzo. No, la postazione di casa, mi piacciono gli arredamenti. Però posti particolari, perché adesso che siamo al 25 luglio, magari sono in vacanza in qualche posto. Il nostro viaggio che ci eravamo fatti sul vi guardo da qui era...
la gente, per apparire nel riguardo esatto. da qui, perché sarà estremamente selettivo, dovrà apposta andare in posti strani. Nessuno l'ha fatto. L'idea era noi quella. Condividiamo, facciamo vedere la gente che sta in casa, ma che no, cazzo se ne non frega. So perché a fine all'inizio mi prospettavo il fatto di uno che ci invia la foto che ti sta guardando, non dal Monte Fuji. Non so sì, perché avevo avuto il Monte Fuji. Forse il fuso orario è un pochino diverso. È un po' sballato. Che sono adesso in Giappone? Saranno 8 avanti. 8 avanti. Una roba 8 avanti. Quanto sei disposto a scommettere su questa 9 cosa? Avanti. No, Giappone 9 avanti. 12 indietro. Vedi, 12, ma indietro, no, 12 avanti. Indietro no. Ci sta guardando diciamo. In palestra. Dalla palestra. Ma era bellissimo. Ha una foto in palestra. Dai, non è che una foto in palestra. Nel frattempo il sondaggione sul Nels Fact sta volando. Sappiate, 17 che avete votato no, noi sappiamo chi siete. Sì, chi sì. sono. Confermo. Poi ricordiamo anche che stasera 7. 7? È l'1:20, sono le 6:20 e 7. Ah, c'ero quasi, dai. Allora sono GMT più 9. Io ricordo Bravo. Anche che se in questa live non riusciamo ad arrivare a 2000 abbonati, è la fine. È la fine, è la fine totale. Chiudiamo oppure sì. dobbiamo rinunciare a 3 del gruppo. Tu bisogna mendicare. Ma stasera non vi ho ancora detto l'argomento, ve lo svelo solo adesso in live. A te piacerà molto. L'ipocrondria. Non ho capito. Come si dice? L'ipocrondria. Cosa è successo oggi? Ho già detto cazzo 20 volte oggi. Mi sono collegato a quello che è successo a Nicolas. Nel senso che Nicolas oggi per la prima volta nella sua vita ha provato. No, no, dica palesemente la prima volta. Si è bruciato la manina. Ma che ma neanche, ha toccato una cosa calda. Però, allora, con il mignolo, cioè una roba. Intanto con il mignolo e l'interno della mano. Il palmo. Fai vedere. Palmo, non c'è mano. Niente. Non certo, è niente. Perché l'ho trattato bene. Sarà la patata. Detto ciò, no, aspetta. Io mi sono bruciato con un ferro rovente dopo che Cesare gli ha sparato contro. Ma che cosa è successo? Spieghiamo, allora stavamo registrando l'ultimo video di Space Valley 5 anni dopo. Ok, io ho arroventato con un cannello mentre io fresavo una patata. Un filo di metallo. Diciamo che c'è stato uno di quei momenti fighissimi in cui tutto impazzisce, nessuno sta più facendo quello che dovrebbe fare, però fighissimo. Ma io stavo facendo quello che dovevo fare. Con un dremel stavi levigando una patata a cazzo. È venuto perfetto. Però capisci, è venuto perfetto o no? Carino. Sì, non carino. È il classico tocchi la pentola rovente, tocchi il forno. Aspetta, non abbiamo finito di dire. Io, Frank, vedo il tuo schermo bloccato. Non funziona. E allora cosa è successo? Dopo Nick è intervenuto, ha preso con le mani questo filo che avevo arroventato e si è ostionato. No, ma perché mi ero scordato? La fisica. No, non ha pensavo si fosse già la fisica dei metalli. Okay. 5 minuti. Se, tu pensavi che il metallo si fosse scordato del calore. Sì esatto, io mi sono scordato del calore e il metallo pensavo pure. E cosa è successo? Si è scottato la manina. Si è scottato la manina, che uno dice vabbè. Va bene, io ho preso un ferro rovente in mano. Ma l'hai proprio afferrato? Sì. E l'hai tenuto un po'? Lo volevo attorcigliare intorno al biro per attaccare la patata. Ma tu, dal momento che l'hai sfiorato, avrei sentito bruciare. Sì. E ti sei staccato. Esatto, ma è come quelle pentole che bollono. Vabbè. È stata una bruciatina di manina. Esatto, dove vediamo. Però io questo me ne sono reso conto. Potresti indicarci dov'è la scottatura? Ma cos'è sta inquadratura? Ma poi perché c'ha la mano così piccola, cioè così tozza? Ha una mano tozza. È un hobbit. Ma sembra un neonato. Eccolo. Ok, ci siamo. Indicaci la scottatura. Indicaci la scottatura. Per dirti che non te ne è anche cresciuta la bolla. Certo, ma perché? Scusami, perché lì ci ho messo bene. No, anche qua. Oh, porca puttana. Ma devi toccare le mani, ma lasciami stare. Allora, è cosa è successo? No, allora, hai fatto una grande cazzata. Adesso guarda, facciamo una roba. Ma infatti tu mi hai aiutato dicendo allora, che non metterci sondaggione fredda o il ghiaccio. Sondaggione. Voglio far capire che anche la gente lo sa. Quando ti ustioni, ti metti il ghiaccio sì o no? Poi dopo possiamo continuare. Però la cosa divertente è stata che stavamo facendo un video sulle patate. E la patata è l'ingrediente perfetto per far passare il bruciore da bruciatura. La cosa divertente è che tu guardavi questa bruciatura come se ti avessero tagliato una mano. Però non sapevo quanto era grave nel momento in cui mi sono bruciato. Esatto. Perché comunque lo scopri dopo un po'. Era la prima volta che ti bruciavi. No, non era la prima volta, però lo scopri dopo un po' quanto ti sei bruciato. Quindi sul momento ho pensato non è una cosa standard il ferro rovente fatto con un cannello. Quindi non sapevo per mia esperienza, quando ti bruci peso, cioè senti proprio male, che ti viene da piangere e cioè fa proprio male. Ma poi io mi sono guardato dei video tempo fa sulle ustioni. E l'ustione più grave è quella che dove non senti dolore perché ti brucia anche i nervi, ti strati di pelle. Sì, ovviamente non eri a quel livello perché Ma infatti non ero preoccupato di quello. Allora, volevo però che non venissero bolle, che non venissero cose, perché non volevo avere una mano. Io ti condanno anche un po' perché non mi credevi sul ghiaccio. Adesso ti giri verso quel sondaggio. Dimmi che non ti ho ascoltato.
Ma mi hai ascoltato perché te l'ho strappato dalle mani? No, perché l'hai recuperato, l'hai dovuto googolare. No, gliel'ho googolato perché sennò ci credeva. Perché, va bene, dico, per dimostrargli l'hai dovuto googolarlo. Vaffanculo che non mi credi. Girati, guarda quel sondaggione. Ma ti ringrazio anche che me l'hai detto. No, non mi credevi. Però allo stesso tempo c'avevo Frank che mi prendeva per il culo, Tono che mi prendeva per il culo. Io ti ho offerto delle melanzane. Ma io non dicevo niente. Per dire, non è che ti prendevo per il culo, cercavo di spiegarti che era un'ustione abbastanza normale. Ma come fai a saperlo? Ma ho visto la mano, non hai niente. Ma io semplicemente la stavo mettendo con il pirografo fresca. Nelle attività pirografia di estate. Aspetta, ragazzi, cos'è il pirografo? Cos'è il pirografo? Piroscafo. Il piroscafo. Quello che fa la spalla tra Ma io mi sono ostinato una mano una volta così tanto che mi si è tolta tutta la pelle dalla mano con il tiro della fune. Sì, anch'io. Grazie. Qui stai non parlando con uno che è diventato testa palloncino. Ma è diverso. No, quella è l'abrasione. L'ustione però non è, metti le stesse creme dell'ustione. No, guarda che fa le bolle da ustione. Sì, sì. Cioè, ero tutto. Mi si è staccata la pelle, poi mi si è tutta gonfiata la carne sotto. Minchia, pesissimo. E io lo raccontavo prima scolando la pasta, non mandava di scolarla tutta. Quindi, nel momento in cui l'ho tolta, mi sono incominciate a cadere le goccioline sopra i piedi, ma proprio bollenti. Ho cacciato lo scolapasta in. Comunque, sì, ricordiamo che stiamo parlando comunque con una persona che ha subito una grave ustionatura. Ok, adesso se riusciamo a trovare anche la foto. L'uomo ciambella. Se riusciamo a trovare di nuovo la foto, da 1,5 milioni di views. Cosa, Nick? Mi stai dicendo che lui poteva darti dei consigli? È stata una vittima non giustificata. Cioè, nel senso, cioè? Come si dice? È stata, parole tue, Nick, grazie. Non è stata colpa sua se si è ustionato la faccia. No, certo che è stata colpa sua. Dio. No, che non è stata colpa mia. Certo che è colpa. Cosa cazzo dici? Non avevi messo la crema. Vedi? Ma non avevi messo la crema. Da quel momento ho iniziato a mettermi sempre la crema. No, a me mi ha fatto ricordo tutto. Adesso la metto sempre. Sì. Ma lui ha passato. Lui ha passato anni a vantarsi del fatto che andava al mare e non metteva mai la crema. Malissimo. Poi dopo quella cosa che ti è successa. Troviamola. Anche ti ricordi all'Elba che mi ustionai il collo così tanto che iniziò a uscirmi del pus giallo. Cerca Nels all'ospedale. Nels faccia, basta che cerca. Ma avevamo fatto vedere il video. Ma dobbiamo riguardarlo spesso. Per, come comunque monito. Ricordo a tutti adesso che siamo in vacanza almeno uno o due cucchiai di crema, mi raccomando. Cucchiai proprio da mangiare. È un po' no, non è tanto il minimo. Ora. Ma io propongo non andare quello male non è tanto cambia. Il quello cambia poco, l'importante sono ne devi mettere tante. Andate al tramonto con quella no, quella è una stronzata, devi mettere proprio bene. No, devi metterne un botto di quella. Bruciato. Vabbè, cazzo tuoi. La pelle è tua. Il problema non è che ti bruci i tumori della pelle. Non va dal sole, mi vedi? Oppure niente crema abbronzante. Solo abbronzante. Solo olio. Allora, il mio consiglio è farci un bagno nella birra proprio prima di qualsiasi giorno al mare. Esatto, infatti a rosolare nella birra. A me piacerebbe prendere l'olio d'arachidico, spargermelo tutto sul corpo e andare tipo fare un fritto in riviera, fare un fritto misto in spiaggia. Quanto sono cambiati i tempi. Aspetta, cosa vuol dire? Fa... C'è uno che ha scritto: io ho conosciuto Nelson con la faccia gonfia. Beh, mi ha visto in giro. No, da quel video lì. Ti avrà conosciuto con quel video lì. Comunque una volta i nostri genitori, i nostri nonni si mettevano con quello che rifletteva la luce del sole davanti così. Ma c'era gente che va per le lampade. Assurdo. Eh? Io non ho mai visto tipo tuo nonno, qualcuno, nonna che si metteva al sole con quella quello cosa specchio. Riflettente. Lo specchio, cioè quello che davanti. Proprio visto, quello tipo. Sì. Giuro non l'ho mai visto. Ma sì, io li vedevo da fare. È come una volta. Cioè pensa che c'è la gente che va a fare le lampade. Sì, assurdo. Assurde le persone che fanno le lampade. Sì, assurdo. Per me è assurdo anche solo stendersi al sole abbronzato. Anche per me. Non ho mai capito. Però una domanda, siete mai andati a farvi una lampada? No. Ma va mai. Io vorrei cosa significa? Certo, io con Fede andai a farmi una lampada per provare le perché avevamo questo solarium, come si chiamano, questi centri d'abbronzatura di fronte alla palestra. Allora lo guardavamo e dicevamo dai andiamo a farci una lampada. E da cazzoni siamo andati a farci questa lampada. Ci siamo fatti quella, non la doccia, l'altra, quella che ti stendi proprio nudi completamente. Ah, non nudi è vero completamente, sì. Ma no, ma ce l'hai un perizzomino. Tu niente. Puoi decidere se tenere le mutande o toglierle. Non l'abbiamo fatta nuda. No, ti ha dato il parapalle? Eh? No parapalle? Ma non ti danno. No, lui ti dice: se vuoi stai con le mutande, se no te le levi. Ti sei lampadato il pipo. Mi sono lampadato il pipo, ma cioè, sono uscito uguale a prima. Sai che non so se sia di più. No, il pipo è già bronzo. Beh, è già bruno. Io credo che sia obbligatorio tenere la biancheria. Il costume, tipo, perché fa male. Sì, fa, non fa ma poi paurissimo di bruciarmi il pipo. Ma quindi com'è stato? Ma sei in questo lettino, ok, e con tutta la luce UV blu e basta. Stai lì in quarto d'ora a romperti i coglioni e buono. Tutto qui. Ma sai che esistono un po' anche le lampade quelle portatili a casa? Non le hai mai viste? Ah, sì. C'è un lampadone gigantesco. Funzionerà un cazzo. No, funziona di brutto. Sì. Tu hai la lampadone, ti metti lì davanti con gli occhialini e stai tipo. Te ne hai dati gli occhialini. Sì, anche secondo me è pericoloso. Gli occhialini te li hai andati? Non mi ricordo. Ma stavo pensando. Terribile.
Infatti è chiuso. Io però, se dovessi... Ma era palesemente un posto di riciclo. Di riciclo, posso, sì, dire, posso dire cosa farei? Cioè, se io dovessi provare tipo l'abbronzatura adesso, lo farei di brutto, ma sceglierei il pacchetto. Depilazione, abbronzatura e ma sopracciglia perché? Da che gabbiano. Sopracciglia gabbiano. Beh, dovremmo farci tutti le sopracciglia. Sì. A te cambia poco, perché sono... Usciamo chiare come dei cricetti. Io vorrei vedere Cesare con le sopracciglia okay gabbiano. Sì. Da gabbiano, cioè tu te rifatto per bene. Sottilissime. Cioè che sono gabbiano grandi qua e poi si assottigliano. Ah no, io vorrei il filo. Io vorrei vedere Frank con... Ma Frank ce l'ha già. Sì, è un po' gabbiano già. Comunque, no, oggi, per chi non l'avesse capito, in realtà parliamo di ipocondria. Ma cioè... tu sì, perché chiedi da sole? Non ho una cosa adesso. Perché c'ho il sole davanti. Sfornia. E come ne ero accorto? No, me ne sono accorto ora. Distrutto. Sei distrutto. Io e parliamo... Ieri sera siamo andati al bingo e abbiamo, ci abbiamo dato dentro. Mi ha sbancato anche. E via. E basta. 10 cappati a testa. 10 sberloni a testa ci siamo fatti. Ma posso ringraziare i sub? Dopo ringrazi i sub. Ciao sub, grazie sub. E parliamo di tutti quei mali che pensiamo di avere o che pensiamo di aver avuto. E quindi Nelson qua praticamente sì, farà un monologo. Abbiamo l'esperto con noi, Nelson, e ne parliamo e capiamo se sono giustificati o meno. Naturalmente apriamo i vocali, voi ci potete dire i mali di cui soffrite sicuramente al 100%, ma che non, è, non sono stati confermati. Non però sono stati confermati. Noi vogliamo soltanto mali non confermati. Cioè io mali da Google li possiamo anche chiamare. Cioè da Google? In che senso? Quelli che scopri su Google e pensi di avere. Google è pazzesco. Quello scopri una marea di cose. Tu googoli sempre poi ancora. Tuttora googoli e quindi... Vabbè, ma anch'io googolo. Chi non googola? Cioè ma su Google sempre Google. Mai personal trainer che ti dice le cose. Per Google, mai personal trainer quando è pazzesco. No, allora io... è tutto. O tumore al cervello o cancro ai, ai polmoni o morbo di Crohn. Io le peggiori angosce le ho avute così. La sera ho male da qualche parte, guardavo lì e mi veniva l'angoscia. Adesso c'è anche il mio dottore, credo che c'è i medici che ti danno le diagnosi. Soffrivo. Ah, ok. Cioè, telemedicina. Però è figo. Io guardavo tipo quei... È tipo una sorta di forum, è vero, dove ti risponde il medico, però tutte le volte finisce con... Guardi, però... Vada da uno specialista. Vada da uno specialista e si faccia controllare dal... Però cioè, al giorno d'oggi puoi farti le visite online. Sai che io non ho più il medico di base? Puoi trovarne uno. Finalmente trovi uno giovane. Nelson. È il momento. Però ultimamente sei guarito, non è niente. Cioè, ultimamente allora, non ho fatto lo stesso. Si è sterrato fino all'altro non giorno, giorno. Cioè, ma veramente è distrutto. Ha preso la pillolina sbagliata. Il pillolino non sto più cagando. No, e ho sbloccato una tattica per capire, cioè per eliminare parte delle cose. Tipo, ho male a un braccio e penso di stare per avere un infarto. Inizio a pensare, aspetta, se è mentale, ora me lo faccio venire all'altro braccio. E mi faccio venire male all'altro braccio. Cioè, that's bello. E se ti viene male all'altro braccio vuol dire che era solo che una roba mentale. Sì. Ma che lo faccio spessissimo. Ok. Tipo, ho male qui dietro? Aspetta che se mi concentro mi viene anche davanti. Ok, male davanti. È un psichiatrico. Ma magari hai male ovunque e te ne rendi conto solamente focalizzandoti. Può essere. Però ultimamente... Ma è palesemente somatico come, come dolore. No, assolutamente. Sì, no, ma cioè, me ne rendo easy. Però la tua cartella clinica quindi ora è tranquilla. Cioè non c'è qualcosa... No, il mio problema non è tanto l'ipocondria. Io sono il contrario. Okay. Cioè io ho i mali e non li vado a curare. Vero? Sì, non è ipocondria. Ipocondria a volte ce l'ho nel senso che magari, che ne so... Beh, però ce l'hai spesso, a volte. Ho diciamo dei mali nervosi, tipo, però sono mali veri che mi vengono somaticamente. Tipo, ho un concerto, mi viene mal di gola, però non è che mi viene che sento mal di gola, mi vengono le placche il giorno prima. Ma infatti mi viene la febbre. Ma quello è stress. Era assurdo, cioè, tipo, prima del concerto, io mi ricordo che stavi benissimo, dovevi fare il concerto qua. Soffro anche di aver... Dovevi fare il concerto qua. Anche quello è nervosismo? No, infatti, cioè, quindi in realtà è colleghi no, che... No, sono mali veri che vengono per nervosismo, è diverso. Allora, l'ipocondria. Leggiamo la definizione di ipocondria, secondo ospedaleinguardia.it. Ma no, ma c'è Wikipedia. L'ipocondria è lo stato di preoccupazione eccessiva per la propria salute, pur in assenza di malattie organiche. Io tipo, mia mamma è abbastanza ipocondriaca, un mio amico è abbastanza ipocondriaco, e ogni volta che hanno qualcosa, ma la minima cosa... vanno in panico e ci pensano a palla e la ingigantiscono. Io ho avuto solo una roba di ipocondria, che sono andato dal medico e mi ha detto guarda non è un cazzo, okay, che è che pensavo di avere un testicolo che si stava girando. Allora guarda che tu scherzi, però tipo io assurdo, l'unica ipocondria che ho è legata, è strano, è legata allo scroto, cioè nel senso è uno, ma guardate è che sono un sacco fisica di mali che vengono e vanno così. E quindi cioè legata allo scroto di... nel senso che si vede che per me è una parte molto sensibile, molto delicata. Ma lo è. Ok, esatto, che alla fine lo è, e quindi mi sento vulnerabile in, quelle, in quel settore lì. E dico mera, potrebbe io esserci mi sentivo cose. Il testicolo che si girava lo vedevo che andava più su o più giù, pensavo ma, di avere delle gran... muoveva. Continuava a toccarmelo, dire c'ho un gran male, sono andato dal medico e mi ha detto non è un cazzo, è pazzesco, e da lì mi è passato. Però io è l'unica ipocondria che ho, cioè tutte le altre parti del corpo se sento dei mali così vado avanti sereno. Lì invece veramente mi vengono le pare più assurde, ma proprio che
mi ricordo notti mi è venuto che non male, ci dormivo. No, ti giuro, a pensare a questo momento. Ma non è vero. Ha senso, guarda, io penso, mi sta venendo mal di testa e mi viene. Sì. Questa è molto strana. No, questo secondo me è un livello successivo. Ma voi avete mai sofferto di problemi ai testicoli? No. Niente, zero. Cioè dolori ai testicoli insoliti. Sì, vabbè, quella volta lì li ho avuti anche io. Mi sono fatto non c'avevo niente. Però ho avuto male per un botto. Però anch'io, non so, lo sento una parte delicata. E ti giuro, ho passato delle sere a cercare la roba online, cercando tutte le varie cose, e andavo a letto proprio, non dico piangendo, ma con un'angoscia totale, perché... Ma infatti dovremmo farceli togliere tutti. Esatto, quella sarebbe una gran soluzione. Grazie Frank. Vabbè, questo è poi c'è un rage quit. Si va a tagliare le palle. Ma altri mali... Tu, Vez, dai. Io sei pieno, No, sei pieno. Io ho avuto... Seriamente, poi c'è una cosa seria. Certo. Ho avuto un male nella parte bassa dell'addome per tipo 6 mesi. Ma quello è passato, io non ho ancora capito. Mi è passato, Cioè, non nominarlo che torna fuori. A volte, ma mi torna in un modo molto più leggero. Cioè io all'epoca non mi riuscivo a sedere, che avevo male a un certo punto. Questa cosa assurda. E io ho fatto un botto di visite, non è venuto mai fuori niente. Ok. E basta, fine. Cioè dopo un po' è passato e fine. Però tu hai anche la cosa, c'è anche la cosa dei sudore con i tramezzini, può rientrare. No, quella è un'altra cosa. Ma porca spieghiamo. Nick è un'altra cosa. Vabbè, Nick, lo sapete già, l'abbiamo già anche spiegato una volta in live. Praticamente Nick suda con i tramezzini al prosciutto. Però si No, suda con i tramezzini. No, è il prosciutto, secondo me. Io non ve lo so neanche spiegare. Dai, spiegacelo. Era tranquillo. Adesso ve la cerco. Vai. C'è proprio una patologia. No, io ho trovato qualcosa nitriti e nitrati, giusto? No, ho trovato un'altra cosa collegata. Io ho un amico che dice che se mangia una fetta di prosciutto gli spunta l'emorroide, che è l'ipocondriaco di prima. Ok. Io avevo. Però mi sembra impossibile. Anche a me mi sembra. Oddio, gli insaccati. Sì, ma i salumi. Subito, non li mangia perché è strano. Cioè, non è una cosa automatica. Non è un bottone che si attiva e boom, ce l'hai. Grappolo nel culo. Io mi ricordo che una roba che mi impranoiava tantissimo. Ma era adesso che ci penso. Che ha mandato il commento ricottine. Boh, non lo so. Ma non lo so. Io avevo la mega para per le palline, quelle dure che trovi nel corpo, le ciste. Le linfonodi infiammati. Ciste? Le cisti. Io ne ho una gigante nella schiena che non ho mai fatto vedere. Ecco. Io ne avevo una qua sul polso, che è assurdo perché io ci pensavo. Una pallina di grasso? Una pallina dura. Era su questo. Una pallina dura, ok. Te la ricordo. Te la ricordi? Sì. Io più pensavo di avere questa pallina, più questa pallina diventava enorme. A un certo punto ho detto: senti, fanculo. Io non posso vivere con questa cosa. Fanculo. Sparita. Ci ho guardato un mese dopo, sparita. E anche adesso è sparita. Se stasera mi ritorna, è perché ci ho pensato. Beh, io mi ricordo che una roba che facevo fatica con mia mamma, che secondo me è la cosa più negativa degli ipocondriaci, okay, è che quando pensano di avere qualcosa cercano conferma. Sì. E quindi vengono da te a romperti il cazzo e a dirti: ma se ho questa cosa come funziona? Ma questa cosa non l'hai mai avuta? Ma veniva da te? Veniva da me, cioè andava da tutti, ma anche quelli, cioè anche non mia mamma, anche altri che ho visto, vengono a chiederti conferma, a chiederti se secondo te è un problema. Cioè, cercano di delle mia madre mi ricordo mille volte che diceva: ah, guardami qua, guardami qui cos'ho, ma qui che cos'ho, guardami. E passavo il tempo di non c'è niente. Scusate un secondo. Cosa hai scoperto? Tra ricerche correlate, sudorazione eccessiva, cause tumore. È assurdo. Sempre, Mi sto cercando qua adesso, se lo trovo poi. Tu, Frank, sei sempre stato bene, cioè non ti sei mai preoccupato di niente? Sì, ma mai eccessivamente. Ok, ma non c'è stato un qualcosa che ti fa scattare? Ma no, cioè tipo mi era venuto il fuoco di Sant'Antonio. Ok, cos'è il fuoco di Sant'Antonio? Non ho mai capito cos'è. Polmoni? No, ti vengo, ti viene tipo, si chiama herpes zoster. Okay. Praticamente cerchiamo delle io foto. Io pensavo che cerchiamo una foto. Leggenda, cioè io pensavo fosse figo. Una roba inventata. No, una roba vera. Viene però di solito agli ultra cinquantenni. Mm-hmm. Perché è una roba. Anche i bambini. Praticamente è il virus o quello che è batterio, non so. Penso virus della varicella che si ripresenta. Può venirti se ti è venuta già la varicella. La cosa di Sant'Antonio. Il fuoco di Sant'Antonio. Sì, e. Lascia tutto, poverino. Non so, si può far vedere? Ma fatelo vedere, cazzo ce ne frega. Al massimo qualcuno vomita. Praticamente ti vengono queste pustole, diciamo, sul corpo, in queste cose qui. Dicono stesso virus della varicella. Ma poi, tra l'altro, esatto, le immagini su Google sono sempre i casi peggiori. Sì, no, non sono è vero. Mai a me, casi guarda, la mia schiena era più o meno così. Ma vediamo quando l'hai avuto, Frank? 15-16 anni. Vabbè, però la varicella l'hai avuto. No, quella da piccolo.
Ah, così giovane ti è tornata anche e dopo ti viene l'herpes zoster, è venuto anche mio fratello. Ah, peso. Secondo me è una roba. Quindi lì mi ero preoccupato e sono andato all'ospedale. Beh, che però in realtà è una di quelle cose che se vi viene non andate all'ospedale, andate dal medico di base e lui vi dice, l'herpes zoster. Grazie mille Giulio per i 10 abbonamenti. Ah, è vero, ringraziamo i sub. Grazie. Io grazie. Mi sono l'ultima googolata che ho fatto malata è stata perché ero convinto di avere un tumore al buco del culo. Ma dai, tumore al buco del culo, cosa significa? Al retto, no, all'ano. Sì, sì, però al retto. Ma cosa? Cioè, male, robe del genere. Era quel periodo lì. Ah, quel periodo lì, ok. Facevo anche le foto, sia, vuol dire anche le foto. Al buco del culo. Oh, troppo genere. Ma ce l'hai ancora? Beh, sì. Me le giri, ci facciamo dei poster. Ah, secondo me il problema è quando c'hai un male e ti crei una diagnosi. No, sì, esatto. Infatti, io lì ero convinto di averlo. Sono andato a fare le visite e mi ha detto tutto ok. Ho detto, beh, cioè, non c'ho più pensato. Non credi di fare degli esami. Ma quello era scollegato, quello era colon. Ok, scusa. Il proctologo mi ha detto tutto a posto, e che è lui che lo vede. Ti ha messo il ditino. Mi ha messo una telecamera nel culo. Una mano intera. Ma tipo una. Senza chiedermi permesso. Una GH5 dentro. Come ti avrà fatto? No, 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 male porco. Era una red, una di quelle televisive che vedete. Male porco. Non ti ha messo una GH5 nel culo. No, ti avrà messo una fibra ottica. Un bastoncino. È un tubo. Oddio mio. Ma un tubo. No, un tubo. Ti avrà chiesto. Abbassati le braghe. Vabbè, ok. Lo vasello. No, è proprio dritto. Con la vasella, però, cioè, non è che. Non lo so, io mi aspettavo una roba più delicata. Invece mi tiri giù le basi, Pingu. Me l'ha detto anche un altro che conosco. Voglio che mi racconti questa cosa. Ti fa mettere giù. Spiegami la scena proprio. Ci sono stato dentro Tu arrivi lì. Due minuti. Ho spiegato il problema. Lui ti ha detto 200 euro. Lui ti ha detto adesso guardiamo. Mi ha fatto sdraiare. Giù le braghe. Mi ha fatto sdraiare. Pancia in giù. Pancia in giù. Adesso te lo giuro, non ha fatto così, cioè. Ti giuro, ma proprio. Ma è la sensazione da dietro che non vedi. Ma no, vedi, infatti. Ha fatto così. Ah. Te lo giuro, zero delicatezza. Uno steampack nel te culo. Lo giuro, te lo giuro. Te lo giuro. Delle lesioni. Ma sì, esatto. Ma sì, quello. Ma avrà messo un po' di vaselina. Ha messo la vaselina male. Ha fatto. Adesso te lo giuro. Vabbè, è già un po' e poi ha tirato un ceffone sul culo. Vabbè, si è fumato una sigaretta. Ti sto spiegando delle mie cose intime. Vedi, appunto, dal proctologo. Non ve le spiego. Il trucco è non parlarne con loro. Ne parliamo io e te da solo. Dai, ma sdrammatizzate un po', capito? Io stavo sdrammatizzando, stavo raccontando. Vai, poi non mi crede. E poi mi ha fatto la visita e mi ha detto tutto ok. Da quel momento non ci ho più pensato. Quindi un po' era ecocardia. Certo. Sì. Ma è una, per me è una gran protezione. No, parlaci di quando ti sei sghiandolato i capezzoli. No, dai. Ma sghiandolato i capezzoli, cosa mi hanno fatto? Sono arrivato dentro. Mi hanno addormentato e mi ha rimosso delle ghiandole. Così. Ma non mi ha. Sto imitando voi. Ma sì, cioè, è stato super soft per me quello. Per me è stato traumatico. Io pensavo mi chiede qualcosa. Quando mi ha sghiandolato, io ho cominciato anche a sentire una certa perché mi è data via l'anestesia. Sentivo che mi. Comunque penso che anche nella visita per diventare militare ti facciano un esamino. No, cioè, lì. Ma che cazzo dici? Ma no, ma no, secondo me non ti mettono un dito nel sedere. Però, carcere. Comunque io l'ho trovato. Cosa? Quello che penso, cioè quello che ho trovato che a riguardo del sudore. Vai. Prego. Ma fanculo. No, guarda. Ti dico, fighissimo. Intolleranza all'istamina. L'intolleranza all'istamina è una condizione ma che è nello sgombro l'istamina. Non è solo nello sgombro, è anche negli insaccati molto stagionati, nelle cose molto salate. E l'istamina è una sostanza praticamente. Grazie, è stato gentile del tuo contributo. Che è un pochino più lungo di quello dal che pensavo. Dal proctologo ho scoperto, non so perché siamo finiti a parlare di queste cose, che le emorroidi vanno e vengono in continuazione. Vabbè, tu non te ne rendi. Sì, dipende. Ah, non te ne rendi proprio, cioè magari ce l'hai ma non, esatto, non ti rendi di averla. Io non ho mai capito cosa sono. Vado sono a palline. Di tipo. Ma escono? No, sono, possono essere interne anche. Io credo sia sangue. Sì, penso cioè, che sia coagulato. Semplicemente la. No, non coagulato. Io credo che semplicemente siano delle risacche tipo di. No, risacche, delle sacche. Non so esattamente cosa sia. Cioè, lui mi ha detto: ah, sì, è normale, il loro lavoro è apparire. Cioè, si vengono, si tolgono, si riassorbono, okay, in continuazione. Vale. Sono estasie di vasi emorroidari. Perfetto. E io mi ricordo che una delle mie ipocondrie più grosse fu da ragazzino quando tipo fumai le prime sigarette e mi vennero delle afte in bocca. Pensavo di essere completamente spacciato. Cioè, a me sono venute dopo che mi avete fatto mangiare gli insetti.
Ah, è vero che hai avuto quella cosa. Che anche lì, boh, capire. Ma c'era delle cose in gola. Avevo delle bolle in gola. Sono andato dalla farmacista, mi ha dato la roba. Facciamo vedere cosa sulle emorroidi, Pingu. Dobbiamo vedere le emorroidi. No, è un disegno. Però uno spiega. Possono essere interno e esterne. Quindi sono dei palloni. E la cosa più rompicazzo è che ti. Ma a te non ti venivano per colpa dello squat? A me, Mary, mi sono venute per colpa della pressa. Esatto, per lo sforzo intenso. Ma ho sentito in realtà che è una roba comunissima questa qua. Beh, cazzo, voglio dire, poi in pressa, cioè proprio ti prolassa il culo se decidi forte. Io avevo anche paura, oltre al tumore all'ano, avevo che ve lo dicevo anche, che mi stesse prolassando il culo. Beh, potrebbe succedere. Non so se sia un termine potrebbe scientifico. Succedere. Sì, prolasso. Aveva avuto Ciccio Gamer. Cerca prolasso anale. Io li mettevo come screensaver ai miei amici per dargli fastidio. Io voglio proprio i sintomi del prolasso. Però non era quello. A posto, andiamo avanti. E dopo è partita la roba del colon. Credo che abbiamo un messaggio vocale, quindi potrebbe aiutarci. Andiamo ad ascoltare il messaggio vocale. A cambiare quale direzioni che hanno preso questo discorso. Può essere prolasso? Può essere, esatto. Se c'è, se non c'è, andiamo avanti, non è un problema. Sì. Fateci sapere, ragazzi. C'è un problemino? C'è un problema. Andiamo avanti. Spaziale. Volevo raccontarvi che non sono tanto ipocondriaca, però quando qualcuno della mia famiglia sta male, palese sto male anch'io. Ad esempio posso raccontarvi che tipo 3 giorni fa mia sorella si è sentita male. Subito dopo mi sono iniziata a sentire male anch'io, perché mi faccio suggestionare molto. E sta cosa mi rovina, perché anche quando è successa la roba del Covid sono stata in quarantena per 2 settimane, ma non era Covid e niente. Questo è un classico. Mi ha messo un sacco ansia questa persona, perché era molto... Era molto ansiosa. Porca miseria. E poi mi sembra solo molto empatica, forse. Però è stata la cosa del virus e io che te l'ho attaccato, cioè io che l'ho preso da te, così, secondo me è una roba comune, roba molto comune. Pensare, ma in effetti il Covid è stato l'esempio lampante, cioè appena sentivi ti sentivi un pochettino più debole, dici ok, c'ho il Covid perché me l'ha passato Tizio Caglio che ho visto 2 secondi. La cosa assurda era che tipo non c'era qualcuno che conoscevi che lo prendeva e magari lo potevi averlo visto. Sì. Nel momento in cui te lo diceva tu ti sentivi male. Vabbè, adesso ti sentivi tipo il raffreddore o il mal di gola. A me succedeva sempre. Abbiamo capito chi è l'ipocondriaco. Ma è questa cosa qua. Cioè, nel momento pensi, cavolo, ce l'ho anch'io e ti senti i sintomi, anche se non ce l'hai veramente. Ovviamente, cioè, era possibile anche. Era anche possibile, era anche possibile. Non è mai successo questa volta qua che. Comunque, ripeto, se nei vocali ci dite anche dei vostri mali, ve li curiamo. Non c'è, come stiamo facendo con Nick, stiamo facendo terapia d'urto, ve li curiamo. Terapia d'urto. Io avevo da ragazzino la paurissima del tetano, quello che si prende con... Minchia, l'hai fatto richiamo? Non lo fa, devo farlo, andiamo a fare insieme. Non assolutamente, non ci vuole niente. Drogato nel braccio. Ci mettiamo tutti quanti con lo stesso medico di base, così ci andiamo insieme. Sai che sarebbe? Io l'ho appena cambiato. Sul fascicolo sanitario, cioè vaccinazione, te lo prenoto. Sì? Dove vado però a farlo? Al Carpaccio. Cos'è? Io dovevo fare il Carpaccio. Quando il vaccino del tetano sono svenuto. Ma fa molto male. Fa perché rispetto alle vaccinazioni Covid ho avuto molto più male il mi ricordo tetano, proprio la sensazione rispetto anche a quelle Covid che mi spingessero dentro una cosa dura. Sì, è vero. Un male strano. Però adesso te ne fanno 3 insieme, tra l'altro. Dicono, io ho fatto il trivalente. Quello. Esatto, è quello lì, il trivalente. Non so, adesso non fanno più solo l'antitetanica, te ne fanno 3 insieme. Secondo me arrivi a quella fase della vita in cui non ti seguono più genitori, in cui esami, quello è un casino. Sì, ma io me ne sono reso conto. Che un tempo c'era il libretto dei vaccini cartaceo, cioè se lo prendevi ma io veramente mi sono reso conto qualche giorno fa, ma poi questa riflessione mi spunta fuori ogni mese, che da quando io non vivo più in famiglia, cioè tutte le visite che io facevo regolarmente sono andate a farsi fuori. Dentista non so cosa sia. Io sto procrastinando da un anno. No, ma adesso che tu vai dal dentista, io ho detto forse è meglio che io ci vada. Perché altro ti accorgi anche quanto costano dopo. È tipo l'oculista, ho chiesto l'impegnativa al medico, guardato per prenotare, me lo dava tipo a novembre. Novembre? Per andare nel pubblico, se no vai nel privato. L'oculista. 200 euro a pacca, sono veramente follia. Ho speso 50 anche euro. Nelson te l'ha detto. Oddio, per fare il controllo quello serio, secondo me spendi un botto. Io quando andai per la ginecomastia, andai da uno specialista, 200 euro e mi disse: sì, tu ti devi operare. È assurdo. Mi ha detto questo. Io ho pagato 200 euro. 70 euro nell'ambulatorio più sfigato del mio comune per andare dal dermatologo. Mi ha guardato e detto: ah, sì, è una pallina di ciccia nella testa. Però non possiamo fare niente adesso, devi aspettare l'inverno. 70 euro. 70. Beh, ho capito. No, sono stato 50 secondi. No, immagino. Ti sei messo un reminder? No.
Ma questo è l'anno scorso. Aspetta, ma la pallina, la pallina quindi ce l'hai ancora? Sì. Ma adesso è diventato un pallone. Ma un po' di colla. Una palla da calcio. È stato uguale. Ma infatti pensavo che questa non avesse più capelli. Ma poi tu a un certo punto lo vedrai toccarsi. Ti sei messo gli elettrodi in testa senza dire niente. Ma non fa niente. Ah, gliel'avevi detto? Sì, sì, sì. Raga, pensate alle donne col ginecologo. Ma non è tutto più svelto dal ginecologo? Non so. No, però forse nel pubblico lo trovi più facilmente. Forse ce ne sono di più. Secondo me non è così facile invece. Cioè non hai il tuo ginecologo, tipo il tuo medico di base. Beh, ma non è privato, no, ma è pubblico. No, 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 cioè c'è pubblico, però cioè, puoi andare a pubblico al privato. Non hai i tempi di attesa di... Io spero ce ne siano di più. Sarà di come il dentista. Fateci sapere con un messaggio vocale. Sarà tipo il dentista. Pensate anche tipo a questa cosa qua. Cioè per via dell'educazione che abbiamo subito, tutto ginecologo per le ragazze, roba fondamentale, andrologo per le ragazze. Esatto, nessuno ci va all'andrologo. Invece tipo l'autopalpazione è una roba che dovresti fare. Ma secondo me tipo il ginecologo ha due vantaggi. Nel senso, hai tutta la questione mestruazione che noi non abbiamo. Vabbè, no, hai certo, la pillola, sì, sì, per cui ci vai. E poi noi lo vediamo, loro no. Sì, però hanno bisogno è di qualcuno che guardi. Anche l'andrologo, secondo me. Sì, però noi ce lo vediamo. Loro no. Ma in che senso saperlo... ce lo vediamo? Cioè, nel senso, il pipo ce lo guardiamo. Okay, però, ma non è solo quello, cioè, anche testicoli. Vabbè, testicoli. Però, cioè, testicoli. No, sì, però è vero come discorso, cioè l'utero interno non lo vedi. Ok, ho capito. Sì, sì. Però secondo me bisognerebbe mandare anche tutti i ragazzi all'andrologo. Non solo secondo te, cioè ci dovremmo andare. Ma comunque stavo dicendo prima del tetano che mi ricordo proprio da ragazzino che io non so perché, cioè quando me l'avevano raccontato io avevo paura di toccare tutta la roba con la ruggine, ma proprio che mi faceva spavento. Cioè era una roba che mi metteva ansia, un botto. Cioè dicevo nel momento in cui e i cani rabbiosi. La rabbia, la rabbia, guarda che morì era malissimo, un'altra roba pesissima che ma scusa, dicono che il ginecologo in Emilia Romagna fino ai 26 euro e fino ai 26 anni è gratis, poi a pagamento. Ah, figo. È vero, costa un botto. A 140 euro i tempi sono dilatati. E comunque siamo in Emilia Romagna dove la sanità è molto buona. E se in altre regioni dove oddio, un cane, molto buona. Ma non che paura. Ciuba ha la prostata gigante. Ma abbiamo un altro vocale. Figo, il virus dell'empatia. È sempre quello prima. Ah no, è sempre quello prima. No, meno gasato. È quello di prima. Meno gasato. È quello di Priam. Grazie a tutti quelli che mandano i vocali sul nostro gruppo abbonati Telegram. Veramente troppo gentili, non esagerate. Se no, non riusciamo ad ascoltarli tutti entro la fine della live. Grazie. Dove potete entrare se siete abbonati. Se non siete abbonati, potete abbonarvi. Addirittura ne avete uno gratuito di abbonamento al mese con Amazon Prime. Avete un sacco di vantaggi come l'ingresso nel gruppo Telegram, come il non avere pubblicità, il poter vedere le live vecchie, le emote, i badge. Le emote? Basta. È una spadellata di pollo e carciofi da mia nonna ogni mese. Ma soprattutto possono recuperare le live fatte ad Amsterdam. Perché non le ritroveranno da altre parti. Ma quelle parti, lì quindi. Le metto. Io non le metterei su YouTube. No, ma tu le metteresti su Twitch? Io le abbiamo scaricate, sì. Le ha scaricate Pisca e le terrei lì. Poi okay, capiamo cosa farci. Sì. Io toglierei non le metterei su archivio, però andatevele a recuperare finché ci sono, se siete abbonati. Ci sta, mi sembra. Magari ci trovate qualcosa di simpatico. Sì. Comunque, zia Carmen, grazie. Comunque, poi, prossima malattia. Io ho avuto anche l'ipocondria su certi cibi, tipo, non so, quando raccolsi dei funghi, ok? Te, veramente. Beh, il discorso funghi con te è molto strano. Che senso? Ne conosco due. No, te li prendi? No, li mangi? Io raccolgo e mangio solo quelli che sono i più famosi. Io non mangerei mai funghi a persone che non conosco. Io non mangerei mai un fungo raccolto da tonno. Neanch'io. Ma neanch'io lo mangerei mai. Allora, ci sono i più famosi che sono quelli rossi con i puntini bianchi. Prendi quelli. Quello è il boletus. No, la manita muscaria. La manita muscaria. No, stavo scherzando, mi dissocio. Non prendete tonno, secondo me ti avvelena. No, ma neanch'io prenderei mai dei funghi raccolti. Allora io prenderei dei funghi, li porterei nel posto in cui te li controllano, perché ti fanno questo servizio di controllarti i funghi. C'è anche l'app. No, non c'è l'app. Si chiama secondo me c'è l'app. Ma chi è che te sono? Volontari, anziani? No, io andavo lì alla come chiami la roba del comune, il comune. No, comune. Non il comune, no, la chiesa. Aveva un nome particolare, ma non mi viene in mente. Il fatibolo. Fungheria. Magari la chat maiuta. No, niente. Da piccolo un signore mi ha regalato fungina, una seppia. Il circolo. L'ufficio dei funghi. L'ASL. L'Arci Benassi? Non lo so. La bocciofila. La Proloco. Andavi alla Proloco. La Proloco è promozione turismo locale. Guardia forestale. Non lo so, però andavi a farli controllare e loro ti dicevano questo va bene, questo no. E così. Come tu padre ti mandava dentro un bar. No, esatto, dove c'era l'alpino di paese. Andavo a rifornire ristoranti. No, vabbè. La Proloco del però fungo. Il mangiare qualcosa che tipo hai raccolto te, tipo quello ti fa un sì, po'. Però i pomodori. Io ho una ipocondria sui pomodori, cioè io mangio pomodoro cago rosso.
Ma ancora. Ah, ma è vero, che no, Frank ti diceva che non esistono le... No, che tu dici sei intollerante, non esiste l'intolleranza al pomodoro. Ma questa cosa perché dici? A parte che non è vero, un sacco di medici dicono che esistono. Trovamelo. Luca. No, non è vero. Non esiste l'intolleranza al pomodoro. Frank si mette contro i medici iscritti all'albo. Trovatelo. L'unica intolleranza certificata è quella al latte. Scusa, i celiaci? Non è un'intolleranza. Alcuni pensano sia un'allergia, non è ancora si è capito. Non cosa esiste. Non sanno cosa sia. Va bene, però è una cosa che esiste. Non esiste solo quella là. Probabilmente. I crostacei? No, la celiachia probabilmente è una malattia autoimmune. Questa è la cosa di cui sono più sicuri. Però è qualcosa. Sì, ma l'intolleranza al pomodoro. Cioè, è che la parola intolleranza col pomodoro non c'entra un capo. Ok, okay, però è una cosa. Io mangio il pomodoro. Ma il fatto di star male col pomodoro, ma vai non sto da... male, mi cago rosso. Ma vai da uno. Ti tiene un diario alimentare, poi vai da un esperto e lui ti cos'è dirà: diario alimentare. Ti segni tutto quello che mangi, a che ora lo mangi. No, perché sto bene. Ok, ok. Ah, però... solo se stai male, pensavo fosse una roba. Sì, è una roba utile se stai male, oppure per chi magari è obeso e deve dimagrire, si tiene un diario alimentare, così poi dice: ah cazzo, ma non è vero che non mangio niente, mangio un botto di merda. C'è Pancrazio 0006 che dice che è intollerante al pomodoro. Io mi fido. Fede Pennat, grazie mille per le sabbra galate. Spiegami una roba. Potrebbe essere scusami, al nickel, dicono in chat, e ho letto anche sul coso. Potrebbe essere al nickel, che è contenuto in minime quantità nel pomodoro. Io mangio il pomodoro. Io metterti un braccialetto in nickel. Non mi ricordo, cioè penso che me l'abbiano spiegato mille volte, non me ricordo la differenza tra allergia e intolleranza. Non mi ricordo neanche io. C'è un video di Bressanini sul suo canale, andate a vederlo. Okay. Così ma esistono però tutte e due. Sì, okay. Però tipo l'intolleranza è tipo quella al latte, okay. Per cui tu non digerisci il latte. Ah. Lattosia, lattosia. Invece l'allergia è una... Cioè, allergia penso un'altra cosa, cioè morire. Dove hai proprio le reazioni allergiche quando c'hai stai... degli sfoghi. Però esatto, io posso essere allergico al pomodoro. Questo non lo so, penso di sì, okay. Però, non, lo però so. Non intollerante. Non può essere intollerante al pomodoro. Chissà Nelson cosa sarà di questo. Cioè, perché l'intolleranza è una roba legata alla digestione, esatto, cioè tu non lo digerisci. Ok, proprio non lo digerisci. Ok. E tu dici c'è solo quella al latte in teoria. Sì, cioè, per ora la comunità scientifica dice solo quella al latte. Mi ricordo, magari mi ricordo male, Melvide Bressanini diceva c'era solo quella al latte. E poi sicuramente ne stanno studiando altre per capire vari disturbi alimentari. Bressanini prima ha messo un video complesso. Dove suona il piano e canta. Lui è molto bravo. Non l'ho visto. Fa un po' di bravi. Non l'ho visto. È bravo a suonare, non è intonatissimo, però mi piace. Però, un po' dai, vabbè, però si appassiona. Ma non è così. Non è stonato. Cioè, se uno ascolta te, non dice cazzo, è veramente stonato. Però con quel passiere il suo addio temporaneo ai social. No, e non lo seguo più su. Stacca per un pochettino. Cioè, ho letto, però inteso per l'estate. Ha un botto di repertorio dei Beatles, robe. Però mi ha fatto molto tenerezza. Comunque abbiamo un sacco. No, non è vero. Abbiamo due vocali. Andiamo a sentire. Oh, figo. Andiamo a sentire il prossimo. Riverenza a tutta la Valle Spaziale, sono Gaia. Partiamo dal presupposto che sono un sacco ipocondriaca, per cui sono veramente molti i mali che mi sono mai autodiagnosticata. Ma in particolare, una volta ero piccolina, avrò avuto 10 anni, ero in spiaggia e ho pestato l'ago di una siringa. E da lì cioè, ho pensato di avere tutti i mali del mondo. In realtà poi penso però non avevo nulla, però è una cosa che mi ha fatto assolutamente andare nel panico. Mi si è ficcato un ago nel braccio e a me non fregava un cazzo, i miei genitori non impara. Ma è assurda sta cosa. Ma ci sta secondo me, perché lì, vabbè, mi ricordo che comunque c'era un po' tutta questa non leggenda, però si sentiva la cosa del, non so perché usciva sempre questa roba qua delle siringhe dei drogati. Ci sono dei parchi. Vabbè, io perché nel parco. Cioè, comunque quando ti passi dei liquidi no, tipo certo, sangue sì, roba. Sì, però in vita mia non ho mai visto una siringa per terra io. Cioè, io sì. No, io sì. Tu sì, ah, okay. A Bologna è io Bologna. No. Ok. Ah, beh, ok, non frequentavo la Montagnola. Anche Giardini, sì. Perfetto. Ma anche okay. Gardens le trovi. No, beh, certo, sì. Cioè, capisco il rischio connesso, però sì, è però mi faceva ridere che erano il male assoluto dei genitori. Le siringhe. Il tetano, volendo, cioè, tipo a me avevano paura del tetano. E per l'antitetano. No, e l'AIDS. AIDS. Infatti, volevano anche figli di un'epoca in cui. Esatto, gli anni erano quelli comunque. Però, secondo me, ancora adesso esiste un'ipocondria gigantesca per quanto riguarda i rapporti sessuali. Cioè, nel senso. Monkeypox. Oddio, cos'è? No, è quella recente. È un porno. No, è anche passato sul vaiolo, no? Vaiolo delle scimmie. Adesso si sta diffondendo, cioè ha aumentato la diffusione. Allerta globale. Ho sentito che hanno messo l'allerta globale. Sì. Novità? Sì. Però all'inizio sembrava che non fosse nulla. Ma all'inizio sembrava che non fosse nulla di che. E poi, da quello che ho capito, l'hanno fatto dall'OMS per non rischiare di arrivare tardi, come è stato per il COVID. E perché comunque nel giro di un mese è quintuplicata la diffusione. Minchia, e ancora non
hanno in tutto il mondo, okay. Sono 16.000 casi, in Italia siamo a qualche centinaio e non capiscono bene come si diffonde. È quella la cosa più è quello che a li fa imparanoiare. Cioè, pure, nel senso, tutti a livello di? Cioè, di, nel senso non che... so, il vaiolo, non so se è curato il vaiolo. No, dicono che abbia una cioè, sia molto più basso rispetto al vaiolo che conosciamo noi. Sì. No? Come sì, danni. Sì, no, ma infatti si chiama vaiolo delle scimmie, ma è perché è simile in alcune cose, ma non c'entra. Perché il vero vaiolo è stato febbre. E poi va e ti compaiono delle pustole. Ma muori? No, no, in effetti la quella che di so morte è molto 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 bassa. Esatto, è abbastanza curabile. Però sì, principalmente è febbre. Fa schifo. Cioè, se tu guardi l'immagine, no, andiamo a vedere l'immagine. Perché ti vengono queste pustole in faccia e... Cazzo, il vaiolo era veramente brutto. Però l'hanno debellato il vaiolo. No, ma non lo vorrei vedere. Il vaiolo era di casa. Il vaiolo l'hai mai visto? Sì, l'ho visto. È veramente brutto. Veramente brutto. Sì, sì, sì. Beh, come la lebbra, ma la lebbra era orrenda. Tra l'altro, sì, vaiolo, sì, chi ha fatto il vaccino per il vaiolo è coperto anche per questa variante. Mi sembra una stronzata. Perché leggevo la falsa informazione. No, leggevo falsa la New York Times che hanno attivato a New York le vaccinazioni per la monkeypox. Ne avevano 1000 e le hanno seccate il primo giorno. Okay. Ne sono arrivate 16.000 e le hanno seccate di nuovo. Eh beh, ci sono. No, 17.000 le hanno, cioè, praticamente vanno a ruba. E sì, c'ho un'immagine. Ah, no, però se hanno già le vaccinazioni, secondo me vuol dire che è la stessa del vaiolo. Hai i deboli di cuore, chiudete gli occhi. Comunque, dicevano in chat, pensa alla peste. A vedere. Beh, sì. La peste nel medievo. Non possiamo farla vedere? Ma sì, sì. Beh, molto. Il vaiolo delle scimmie? Sì, però è molto più soft. Cerca il vaiolo normale. No, il vaiolo ha delle facce che sono delle bolle. Mi impressiona troppo. Togliamo, dai, togliamo. Basta, però è bene comunque guardare. È importante sapere anche perché poi metti che si diffonde... Almeno sei pronto. Comunque, no, ritornando alla cosa delle malattie sessuali, io a volte mi facevo sti viaggi in cui pensavo, caspita, ma tu magari hai un rapporto scoperto con una persona, ok? Scoperto senza profilattico. Senza precauzioni, sì. Pensavo che ti scoprisse. Sì, no, ti scopri, esatto, no, i genitori. Nudo, scoperto. Peccato. Esatto, e pensavo, caspita, ma immagina quella persona, sarà stata con tot persone, quelle persone saranno state con altre tot persone, una catena continua e tu non sai veramente che cosa ti potrebbe arrivare. Assolutamente sesso protetto. Ma non fate proprio sesso. Non fate sesso. Sì, no, soluzione migliore. No sex. Per me è soluzione migliore, astensione totale. Concordo. Solo a scopo come si dice? Ricreativo. No, riproduttivo. Terapeutico. Dobbiamo aprire. Dobbiamo aprire un attimo la porta. Sì. Ah, ok. Abbiamo degli ospiti. Vabbè. Abbiamo degli ospiti. Però non siamo in live. Non ricordo cosa stavo dicendo. Vi ricordo, se volete, almeno a Bologna funziona così. Quello, ma secondo me funziona così in tutte le città. Se uno vuole gratuitamente può andare a fare i test per sapere se ha malattie venere, tipo AIDS, meningite, gratis. No, non meningite, scusa, epatite, cose così, gratis. Mi hai fatto il vaccino per cosa? C'era quello l'epatite più, l'abbiamo quello... fatti tutti, c'era però... uno che era facoltativo. La C. La C, l'ho fatto anche tutto. Fatto di tutto. Tu hai fatto tutto. Fatto un botto tra di l'altro vaccini, è figo, so, perché tu puoi andare a vedere se quel vaccino che hai fatto è ancora attivo. Sì, esatto. Tipo per l'epatite sono andato a vedere se ancora ero protetto. Eri protetto? Sì. Ma te sei uno scudo ormai. Riproduzione no, solo in provetta. Però effettivamente ero... Vedi, con quello non rischi niente. Comunque abbiamo un vocalone. Sì, vai. Ti voglio sentire un vocalone di Grappa. Grappa, grande Grappa. Riverenze dalla vostra Grappa. Dunque, esperienza molto recente che si è conclusa bene, che però mi ha fatto penare per almeno 3 settimane. Dopo 2 anni causa Covid ritorno a calciare un pallone, 2 partitelle nel giro di 4 giorni, ovviamente fuorissimo allenamento, non fuori, fuorissimo, e inizio ad avere dei dolorissimi al tendine. Dolores. Questo per 3 settimane, cioè a volte non dovevo troppo appoggiarlo perché mi faceva male. Da una parte pensavo che fosse successo qualcosa e continuavo a tastare prima un tendine e poi l'altro per capire se ci fosse qualcosa di diverso. Poi alla fine non soffrivo né di tendinite né di niente, avevo soltanto bisogno di riposo, perché giustamente 2 anni che non gioco, figuriamoci 2 partite in 4 giorni, se le reggo. Ma era la tendini stessa cosa pesi che facevi te, che andavamo a giocare a basket con 40 gradi, non riuscivi a respirare, alla fine dicevi secondo me è qualcosa. Mi hanno sanguinato anche i capezzoli a una partita. No, non è vero. Ma sei uno di quelli che va a correre, li vengono tipo le vesciche nei capezzoli. Ma è vero, avevo la foto anche. Vabbè, non ti sanguinano i capezzoli. Sì, ma era semplicemente uno sfregamento dei capezzoli irritati con la maglietta. Sì, se voi andate da Decathlon, vendono i copri capezzoli da runner. Esatto. Ti sanguinano con i sintetici. Gli adesivi. Ma cioè come quando sfreghi l'interno coscio. Che è irritato. Non è possibile il sangue sui capelli. Ma non è che ti sgorga del sangue, bro. Sfrega. Cioè, è tipo come se delicati. Ti ficcassero degli spilli. A me è successo. Non hai due chiodi di capezzoli. Perché quando sudi si irrigidiscono.
Ma sai che ma è che lui pensato... si eccita quando gioca a basket. Esatto, probabilmente. Ma non hai visto non mai Mother? Visto... No. C'è una scena dove gli vengono a Marshall, gli vengono le vescichine dei trapezzi, perché stava sulla maratona. Pensa alla maratona, è vero che gli vengono le vescichine. Io lì ho scoperto che esisteva. Però pensavo fosse una cazzata, cioè pensavo fosse una roba inventata. Pazzesco, non lo sapevo. Quanta roba che si può. Beh, oh, cioè, succede, eh. Io ho il culo sudatissimo. Sì, anch'io sto. Secondo me è questa postazione. Ma stamattina quanti gradi c'erano, Frank? No, stamattina siamo arrivati a prendere Pingu. Scritto, esatto. Praticamente alle 7 ero in contatto col nostro tecnico del condizionatore perché si era andato in blocco il condizionatore. Oh. In quanto, se ho capito bene, era rimasto completamente intasato di pollini, piume, robe del genere. Quindi l'unità esterna del condizionatore aveva raggiunto i 45 gradi e da quello che ho capito, correggimi Pingu se sbaglio, in Italia i condizionatori sono tarati che a 45 gradi vanno in blocco. Sì, invece in Arabia Saudita sono tarati più in alto. Esatto. Quindi, cioè, in che senso vanno in blocco? Sì, praticamente ha paura di rompersi, per proteggere la macchina si ferma il condizionatore. Quindi stamattina siamo a 36 gradi qua dentro. Però scusami, io sto mettendo in casa il condizionatore proprio davanti al sole praticamente. Però aspetta, giorno. In casa, cioè dico l'unità esterna. C'ho solo il quello. C'ho devi starci attento. Magari la puoi proteggere in qualche modo. Aprire un tendone. Ma scusi, i tendoni di solito li metto. Non è un balconcino col tendone. No, il tendone. Mettilo il tendone. Guarda che risparmi un botto. Ma costa. Vabbè, quanto poi devo chiedere permessi, le cose. Perché nel condominio non hanno i tendoni gli altri. È strano però. Ce l'hanno sempre tutti. Non ce l'hanno. Tipo io a casa mia il proprietario continua a dirmi sto sentendo i preventivi così. E poi l'anno scorso mi ha detto è troppo tardi, non riesco più. Quest'anno li ha tirati fuori dal garage, li ha appoggiati fuori. Poi è venuto tipo un mega acquazzone, sono volati via in mezzo alla strada. Li sono andati a recuperare, adesso ce l'ho appoggiati fuori. Ma casa. Sono sfasciati completamente. No. Però ha detto che me li monta. Peccato però. Quindi con calma. Però penso che il tendone almeno qua vedo che un 2-3 gradi li fa. Cioè fa una netta differenza. Bello. Avere il tendone. Ma infatti ci starebbe il tendone. Assolutamente. Beh, le nostre live sono belle bollenti comunque, quindi ci sta sudando. Caliente. Tra l'altro, a proposito di questo, non so se vi interessa a qualcuno, magari. Bevete e rimanete idratati durante l'estate. No, sto dicendo, ieri ho visto il come si chiama? La commedia Metti la nonna in freezer. Qualcuno ha visto? Sì. No, con Fabio De Luigi. Per prendergli la pensione. Esatto, no, l'hai visto? No, ho visto un trailer. E praticamente, se vi interessa, io lo sto guardando come una normale commedia, a un certo punto una delle protagoniste insieme a Fabio De Luigi è Miriam Leone, è nuda. Non so se qualcuno interessa, sono quelli che ecco vogliono. Ecco perché tu stamattina sono andato e ho detto, ma eri tu quello che a cui interessavano sapere dove le donne nude nei vari io film. Lui no. Mi ha detto no, e dopo mi ha ricordato che è una serie TV, esatto, che è Scraps. Esatto, quindi se qualcuno tiene questa. No, è JD. È vero, JD. Esatto, con quindi se qualcuno tiene questa questo elenco. Sa tutte le apparizioni. JD sa tutte le apparizioni delle attrici. Ma anche con Turk. Anche Turk. No, lui dice la Turk questa cosa. E ricordiamo che Nelson questo weekend è riuscito a Nelson. Guardare porca puttana. Allora vi ricordo che Nels fact vuol dire fun fact, cioè se Nels vuol dire fan vuol dire Nels, fun fact vuol dire fatto divertente, e anche Nels vuol dire Nels divertente. E questo weekend in due giorni ho visto una stagione e mezzo di Scraps in un giorno e mezzo. Bello. Ma infatti io l'ho visto a casa di Cesi e Nelson. No, aspetta, cosa vuol dire l'ho visto a casa di Cesi? Cioè, l'ho rivisto a casa di Cesi, che siamo andati Scraps. A casa di Cesi. No, ho visto Nelson. Io ho visto Nelson a casa visto di Cesi dopo questo weekend. Okay. E era totalmente rincoglionito. No, cioè, ti giuro, totalmente. Non capiva nulla. E io continuavo un po' a prenderlo per il culo e non capivo. Cioè, era veramente. Eri su un altro mondo. Non forse ancora fatto da Amsterdam. Anche io, infatti, gli davo del fattone. No, ero. Allora, a cena avevo bevuto della birra. Ok. E poi ero veramente rincoglionito. Ma non penso che fosse la birra, cioè non credo che una birra ti mandi in quello stato. No, ero veramente rincoglionito. Ma ancora oggi dei postumi. Da rincoglionimento. Da Scraps. Di Scraps. Madonna. Fra un giorno e mezzo filato. La vita di me, ho visto auguro a nessuno. Tipo 36 episodi. No, 36? Una stagione 24. Ma dura? Dopo un po'. Cioè, nel vabbè, senso, durano 20 minuti di uno. Vabbè, comunque. No, sì, no, però ho visto un giorno e mezzo. Ma io non capisco, dopo un po' non ti viene la nausea, lo sbocco. No, è bella Scraps. No, ok che è bello, ma ti vuoi alzare. Cioè, dici, io sono tutto il giorno qua. Ho fatto di peggio.
No, ti ricordo Eloa. Di chi era il turno di prendersi cura di Nels, chiedo. Ma infatti è opera mia. Era il tuo era weekend. Di, era di Nick. Ho questa cosa. Volevo sbagliato. Approfittare per chiedere alla chat. Ci sono, adesso che inizia l'estate, vabbè, in realtà è già iniziato. Adesso che arriva agosto, le ferie, ci sono dei giochi appena usciti online da fare? No, io voglio parlare curioso. Di Stray. Ah, cazzo, è vero. Ma quello del gattino, ragazzi, sì, lo vorrei giocare. Gioco fighissimo. Ma quello del gattino, quello del gatto. Intanto del gatto, potrei uscito. Cercare il trailer intanto che ne però parlo. Però sei un gatto, lo guardiamo. Un mondo allora, parla di questo tu sei questo gatto, okay, di base, e vivi nell'oltre. L'oltre è il mondo esterno, il mondo fuori. Okay. Vivi. Comunque una cosa solo se ti interrompo. Ho notato che tu fai fatichissimo a non far spoiler. Tu fai un botto di spoiler. No spoiler. È difficile capire. Se vuoi metterla in sottofondo oltre Laura Gianni 50. Grazie mille Laura Gianni. Grazie mille. Grazie mille. Mandaci anche un audio. Ma comunque non arriviamo a 2000, quindi chiuderemo. No, grazie mille, grazie. Elimineremo tre di noi. È difficile non fare spoiler. Comunque l'incipit è quello, cioè tu sei un gatto e vivi nell'oltre, ok? E con i tuoi amici gatti, a un certo punto, mentre state saltando su queste tubature, una tubatura si spezza e tu cadi giù in fondo e finisci nei bassi fondi. Questo è l'inizio proprio del gioco, no? Inizia così. Cioè, ma è di azione? Allora, no, penso sia un'avventura. È un'avventura, cioè, di base. Devi cliccare, cioè penso sia alla portata di tutti, anche non i videogiocatori. Sì, però comunque è una sorta di puzzle game. Cioè, okay, devi risolvere degli enigmi. Ah, ma sono molto, no, ma sono molto semplici. Io non riesco a risolvere neanche quelli Zelda. Ma tipo, il barista ha bisogno di, che ne so, una racchetta da che tennis carino. Che è contenuta in quel negozio. Tu puoi rubarla solo in quel mi modo. Mi sono fermato a barista. Ok, ma tu hai presente? Ma infatti, mi piacerebbe a me. No, facci vedere, ma Pingo. Sta. Ma non ci fa vedere le cose più belle. Altro, ci sono anche i combattimenti. Cosa, no, non ci sono combattimenti. Stai parlando, stai parlando di un gioco fighissimo. In cui il protagonista sono i gatti con due persone che non sanno com'è avere vero, un gatto. Io l'ho sempre accarezzato. Ricordiamoci che persone come Nick Nelson che accarezzano gli animali con i pat pat sulla testa sono dei serial killer. Ma lo faccio io. Pingo, mi togli quando ci sono i combattimenti. Sono o non sono una delle persone a cui Ciube vuole più bene? No, vuole bene sì, a tutti. Sì, e non mi spiego il perché. A te no, però, ma non vecchio, a me mi ama. Sì, no, anche a Nick. Sono è il suo padrone. Ma ama tutti. Più lo odi, più ti ama. Quindi però è male. È bellissimo. Io l'ho mangiato in due giorni. Ah, l'hai già finito? Dura meno di sei ore. Ah, vabbè, bello. Chi è che ha aggiunto? Non mi ricordo se eri... Guarda le ambientazioni. Cioè l'ispirazione è finissima. Ma hai giocato tutto il giorno anche te? Io beh, oddio, mi sono fatto tre ore un giorno e tre ore un altro. Ma è solo per sono PlayStation? Beh, te ne mancano all'appello tre. No, sono 5-6 ore. Io ho detto 8 ore l'altro giorno. Ho detto 8-9. Ho sbagliato. Fede ha detto Fede ha giocato secondo me perché più di me e ha detto 5 ore. Ma no, tu devi vedere come gioca Resident Evil lui. Cioè sembra veramente che stia giocando a Pac-Man. Crash Bandicoot. A Crash Bandicoot. Ho paura. Ma vecchio, ma non capisco. Cioè l'ansia sempre lì. Poi non capisco. Cioè proprio sciallissimo. Beh, dipende anche dal contesto. Tipo io giocherei a un gioco horror con la schiena alla porta da solo. Vabbè, in casa io mi buio. Spengo tutte le luci. Mi metto le lui cioè, si mette mi metto proprio in assetto da horror. Cuffie. Ma mi piace. Ho capito, dopo che ti guardi, ti sfondi di film horror, ti giochi a giochi horror. Dopo però un po' sei un po' disaffezionato. Cioè sei un po'. Perché quando senti che ci sono i ladri scende giù con io avevo paura con The Witch. Cos'è che era in pantofole? Adesso avevo paura con The Witch. Beh, io avevo paura con Fallout i ghoul quando andavo giù nelle. Beh, Fallout è abbastanza creepy io ho avuto paura con Last of Us dei momenti di Last of Us che io mi cagavo in mano e volevo che finissero perché non avevi il compagno. Anch'io. Perché se tu hai un compagno virtuale lì senti il culo parato nel momento in cui resti da solo ti smatti tantissimo. Uguale, non vedevo l'ora che finisse The Last of Us, però era bellissimo ma avevo paurissimo. C'erano delle parti da solo. Ma Zelda che... mette ansia. Ma come Zelda? Vabbè, si mette ansioso è strano. Ma però è mega felice come, stranissimo. Come mondo. Boh, non so. Ma sempre messo ansia. Super Mario a volte anche mi messo un po'. Però comunque giocatevi Stray. Torno sicuramente lo giocherà. Io lo giocherò sicuramente, però mi ha fatto ridere. Credo che ricordo se te o Fede. Avete tipo commentato, non so, uno dei due ha chiesto ma quanto dura? 5 ore. E poi l'altro gli ha commentato, ah sì, anche perché poi dopo oltre le 5 ore ti rompevi di fare il gatto, ti rompevi il coglione. No, io l'ho detto. Ma no, cioè nel senso, dura poco e secondo me la durata giusta. È super giusta. Cioè proprio è una bellissima avventura, ci sta. Cioè come è anche carino. Uncharted è anche figo perché dura 9 ore. Sì, bello. Cioè il giusto. Ma infatti è un problema di tanti giochi che durano troppo. Esatto, ti rompi i coglioni. Puoi farle fusa?
puoi fare le fusa, okay, puoi farti accarezzare, puoi dormire sul pancino dei robot. Puoi leccarti. Che figo. No, leccarti no, però miagoli di continuo, rompi coglioni anche. Bellino. Quando all'inizio sei insieme ai gatti puoi azzuffarti, cioè, con i gatti. Fatto bene come comportamento. Secondo me è un botto, anche perché ci sono proprio quei, ammesso, quei comportamenti fastidiosi che hanno i gatti. Tipo puoi ti buttare fa, giù le cose. Puoi buttare giù le cose, ti fai le unghie sul divano, ti fai le unghie sul tappeto. Ah, fighissimo. Vai sulle tastiere dei computer della gente che sta lavorando e gli premi i tasti. Bellissimo. Cioè è figo, ci sono queste cosine che secondo me c'è molta attenzione dal punto di vista del sono un gatto, figo. Anche perché se fai tutto un gioco basato sui gatti senza studiare, ma infatti, ma infatti io quando vidi il primo trailer dissi, studiando le lucertole, dissi che due coglioni, cioè, di gatti che si muovono velocissimi, gli parte via la coda a un certo punto. Dicono anche il pianoforte, vero? Anche il pianoforte, vai a suonare il pianoforte. Figo. Ma avevo letto Pink Lady in chat che dice che ha un trofeo che, in cui devi finirlo in 2 ore. Ah, come fa? Cioè, velocissimo. Non so se è vero, se è vero, assurdo. Cioè, vabbè, effettivamente no. Allora, effettivamente è vero. Te lo spari il via gioco una... si disarticola in 3 fasi grosse, dove tu di base sei in queste... Ecco, inizia a spoilerare. No, dove tu sei in queste 3 macro aree, e in quelle 3 macro aree tu o te le giri tutte, ecco, oppure vai dritto sulla quest principale, probabilmente 2 ore dai finito. È molto per te, spoilerato. È per te, ha spoilerato. Lo spari in una serie. Sono 3 zone. Beh, posso andare prima a comprarti un gatto e hai fatto. Beh, compra un gatto e magari e lo mando nell'oltre. Lo mandi nell'oltre. Figo. E Mariano Cacao dice: raga, dovete giocare in live a... No, che può figo. Votare tramite votazione. Allora, è appena uscito su Game Pass, tra l'altro, giochi Xbox. Esatto. È un'avventura grafica. Ah, giochi con la chat. Se non mi ricordo male, è brutto da guardare. Ah, ok, ok, ok. Questa cosa potrebbe essere carina, vero? Lui perché... dice, se mi facevate finire, avventura grafica in cui la chat può votare con una votazione quello che fai. Sì, ma la cosa orrenda è veramente il... Com'è che si dice? Di base sono delle foto, ah, no, okay dei ritratti, delle foto fatte in Paint, in computer graphic, rifatto, è bruttissimo, esatto, finto dipinto. Tipo rotoscope. Rotoscope. Nick, ma parla come rotoscope mai? Rotoscope è quando ritagli la roba. Però tipo ci fa un'animazione. Sta tutto fatto, ragazzi. Sta tutto fatto, tu sei finito. Sei una persona defunta. Io ho avuto un fattonico. Sei un fattonico. E queste foto si cambiano continuamente durante i dialoghi. Il doppiaggio è veramente brutto. Almeno per quel poco che ho giocato. Cioè, fatto bene, proprio ti ha attirato. No, proprio... l'ho spento immediatamente, guarda. Ah, ma è questo. Figo. Ah, ma sembra... No, aspetta, è la grafica da avventure porno. Sì, di pornolio tipo. Ma non è vero. È una Ti giuro che è una grafica da cosa porno. Però insomma, vabbè, adesso grazie. Sinceramente non sono andato troppo avanti, quindi magari la storia è molto figa e ci può stare, però a me proprio nauseava questa cosa delle foto, vedi, proprio quel doppiaggio. Aspetta, però l'idea secondo me di fare questa cosa interattiva con la chat è un'idea fighissima, cioè inizi un bot. Ci metti a fare i sondaggi, tutto. Dici che è sondaggi o è una cosa apposita? Perché magari sul Game Pass non è sicuramente una cosa. Ma magari tu potresti, se io fossi lo sviluppatore, darei un codice d'ingresso in cui la gente può entrare solo per votare. E quindi hai la gente che entra in un sito. In un sito? No, è tipo un gioco Xbox TV. Cioè tu stai giocando, è connesso online e crea una lobby in cui la gente tramite un browser può entrare e far solo le votazioni. Sarebbe figo, non credo sia questo il caso. Però se era così specifico che le decisioni le può prendere la chat. Ma forse l'ha detto nel senso che ci sono delle decisioni. No, cioè, dicono proprio che ci sia una modalità streamer, quindi dove la gente intuisce. Ah, ok. Ma effettivamente quando tu inizi il gioco hai la modalità multiplayer. Ah, ok. Perché allora c'è anche un'app che scarichi e puoi giocare con l'app. Ok, allora figo. Anche perché ecco, i comandi sono scomodissimi. Dicono è in collaborazione con Twitch, si appoggia a Twitch. Ah, ok, beh, ok. Ma secondo me dopo un po' che lo guardi ti abitui ed entri nel flow. A me veniva un po' lo sbocco. Io mi ero già abituato. Anche io mi ero un po' abituato, sì, e mi sembrava vero. È vero, è vero. Lo psicotrobo. Sì, però con una grafica così deve essere una storia psicopompo. Bellissima. Vabbè, secondo me c'hai la cosa della chat, dai. Beh, io penso di essere uno dei pochi che si è divertito con l'esperimento di Black Mirror in cui potevi scegliere le cose. A me non è piaciuto. Ma no, perché sembra la versione brutta di videogiochi che esistono da una vita. Certo, però la cosa di avere una sorta di interazione, cioè, siamo la versione brutta dei primi video su YouTube di Cane Secco. È vero, no, esattamente quello. È vero, sì, è vero. La trombonale. Anche il libro game
cartacei, no? Che tu leggevi, sì, esatto, dicevi, fai quei, vai a quella pagina, succede... È vero, ma io tipo un cinema interattivo in cui le quella non so, la votazione del pubblico va a influenzare così ogni che sera guardando. Seconda di chi gente vecchia te vivi una storia diversa. Però a me di quelle cose disturbava il fatto che, cioè, se ci pensi alla fine non sta influendo. Ok. È tutto già fatto. Cioè, in che senso? No, hai cioè, no però non l'hai mai dietro, visto. Cioè, lo so, esatto, no, ma è che è proprio una roba dietro. Nel senso, tu dici, cioè, la filosofia della cosa è: io influisco sulle scelte di quello che sarà. Okay. Però poi effettivamente è tutto già registrato. Vabbè, cioè, vabbè, è un film, è tutto già registrato. Quindi che tu dici a teatro dovresti farlo. Dovresti farlo a teatro. In un reality. Dove ci potrebbero essere più variabili. Un tipo buona la prima. No, ma in un reality con... show, esatto. È che io mi immaginavo, cioè, è vero. Perché, scusa, è Hunger Games. La votazione della gente a seconda di esatto, più esatto, gli dà esatto, o no le armi e le cose. Esatto, quello molto figo, quello bellissimo, però io pensavo anche tipo un film, secondo me è vero, è già tutto fatto, ma se tipo dai la scelta di tipo 500 finali diversi è una roba pazzesca, cioè tu dici, sì. Caspita, magari non si riuscirà mai a sbloccare quel determinato Io andrei al cinema col film. Ah, però, al cinema, beh, sì, si potrebbe arrivare a, una, a un futuro in cui magari è un'avventura grafica, cioè una, un film anche soltanto è, ed è creato con intelligenza artificiale. Cioè sì, non è già bello, così si già crea sì, in esatto, momento procedurale, tipo. Procedurale. Ok, ci sta. Quello è figo. È proprio quella cosa che mi dà fastidio, cioè il fatto che comunque tipo le due opzioni sono già state registrate. No, certo. Quindi certo, delle due certo. Propinami la più figa. Basta. Però sì, era un gioco per il DS che mi ricordo, quale? Tipo un detective. Dr. No. Layton. No. Portala a passeggiare o pulisci il cane. Un gioco di un detective che avevo sempre finali diversi, no? Ah no, Phoenix Era Phoenix. No, non era quello. Obiezione! È fighissimo quello. Quello è molto figo, non l'ho mai fatto. Adorabile. C'era un altro un detective tipo in un hotel. Ah, Room 101. Ah, sì, tipo. Bellissimo. Aspetta, no, era Room qualcosa. Mi si cancellarono 41. Tutti i salvataggi a 101. Metà gioco. È 101. Ma quello era bellissimo. Bellissimo. Ah, cioè, era grafica fighissima. Mi si fotterono i salvataggi perché era sull'R4. Io l'ho finito mi più Mi si fotterono volte. I salvataggi e non ci giocai più. Ma era tutto in base alle scelte? No, beh, era tipo certo. Un puzzle game. Avevi molti finali non però possibili. Ne avevo fatto Prova un sacco. A cercare Nintendo DS Room qualcosa. Perché Room 101 mi sembra il nome di un film, non è che mi quello è 14.08. Bravo, esatto. È vero, bellissimo quel film. Ci andammo insieme cinema. Con le sì. Fidanzatine. Quello figo. Ti sei inquietato? Sono uscito dal cinema. Ah, sei uscito dal cinema? Non sei riuscito a finirlo? No, sono tornato poi. Sai che io penso di non essere mai uscito da un. No. Io solo con Cars. Con Cars, perché? Perché ero con mia sorella e mia nonna, non ci piaceva, mi ha detto, ma sai cosa? Andiamo via. No. Siamo andati via. È bellissimo, Cars. Minchia assurdo. Non ci era piaciuto. Vabbè, potevi aspettare un po', ma dopo quanto? Quanti anni avevi? Avrò avuto, secondo me, 10 anni. Beh, grandicello per Cars. 10-11 anni, sì, quindi... Siamo andati via, siamo usciti. Beh, un gioco con i finali diversi, come stanno dicendo in chat, è Detroit Become Human. A me non, proprio non è Oppure piaciuto. Oppure tutti i vari da Telltale, che sono fighi. Ma no, quelli sono abbastanza dritti. Mi è piaciuto uno, poi mi sono rotto il cazzo. Cioè, però, non mi diverti. No, Detroit secondo me è bello. È carino. Cioè, belli gli altri. Heavy Rain era molto più bello. Heavy Rain è molto bello. Io mi sono guardato le run di gente, perché non li ho giocati io, però era figa questa cosa del fatto del... Cioè, com'è strutturato il gioco, secondo me è molto interessante. Però, cioè, secondo me l'hanno sfruttato meglio sia in Heavy Rain che Beyond Two Souls. Quello non l'ho giocato, il Beyond Quello a me è piaciuto molto di più. A Detroit dopo un po' mi sono proprio rotto il... Cioè, tipo una parte centrale molto lenta. Però Sabaku. Quello che a me manca un po' nei videogiochi ultimamente è proprio il fatto che sia un po' tutto scritto e che non ci sia troppo da fare delle scelte. E che era la cosa che poi a me mi piaceva tantissimo di Fallout, ma poi ma infatti adesso, in realtà, siamo tutti in attesa del nuovo Elder Scrolls. In cui le scelte fai il cazzo fondamentali. Che ti, sì, ma fai il cazzo che ti pare. Hai visto? L'hai mai giocato Life is Strange? Life is Strange l'avevo iniziato e non mi piaceva. Il primo è carino. Il 2, cioè dopo me l'ho già rotto. Cioè ho fatto fatica a finirlo. Cioè, comunque, sono quei giochi lì, tutto avventura grafica, scelte, robe. Abbiamo trovato Room? Io ho trovato Room 215, che però quello. È di Hotel Dusk. Sì. Ah, è quello, Hotel Dusk. Hotel Dusk è il secondo. Ma è bruttissimo da vedere. Okay. Vediamo, no, fammelo vedere. Gioco del DS di quando eravamo piccoli. Io l'ho amato questo Dusk. Gioco. È lui. Insomma, io ma che roba è? Fammi vedere, devo rivederlo. È bellissimo. Ma io quanto Ok, questo è capitolo 4 abbiamo. Aspetta che schippo un po'. Bellissimo. Merda. Ma che cazzo è vero che era tutto disegnato a strabello. Beh, bellissimo. Merda. Io volevo essere lui da grande. Volevi essere lui. Te lo giuro. Okay. Ma te sarebbe casato un botto Phoenix Wright, eh? No, vabbè, mi vengono i brividi. Io ci giocavo una fanella. Ma quanto hanno speso per farlo? Aspetta, senti la musica. Ma
era difficilissimo. Io ho un problema. Io ho un disco dei Green Day, 21st Century Breakdown, che se lo ascolto mi butta dentro Phoenix Wright, perché lo ascoltavo giocandoci, e quindi mi inquieta. Cioè ti inquieta? Perché Phoenix Wright ha delle parti belle inquietanti. Gli firmavi i libri? Sì, no, voglio vedere. Bellissimo. No, la grafica era bellissima. Era bellissimo. Però è bello inquietante. Cioè, bello malinconico, bello angoscioso. No, in realtà. È la brutta copia di Phoenix Wright. No, ma perché, no, scusa, lui è in bianco e nero e il resto a colori. No, fate i personaggi Phoenix, erano tutti a matita. Ah, ok. Ma metti Phoenix Wright, metti Sapone. Ecco, no, 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 guarda, io fighissimo, fighissimo. Mettiamolo, perché aspetta, questa parte è incredibile, guarda, cavolo. Che figo. Strabello. Che era tutto in 3D, strabello. Ma fa cagare. Ma che no, fighissimo Phoenix Wright, cioè. Veramente brutale, veramente brutale. Quelle parti in 3D inquietavano tantissimo. No, ciao, io ci voglio giocare. Mi sa che tiro fuori. No, è buono, vero? Te l'ho presto. Davvero? Dai. Dicono, Nels, stai zitto. Stai cercare Phoenix. Stai zitto. Right, Ace Attorney. No, ma di che console Nintendo? Yes, grafica da libro di francese. Non ho capito, cioè, ti inquietava perché era un gioco. Cioè, non è di paura. Non è... No, però c'hai dei casi di omicidi con anche robe un po' creepy. Ok, dentro. Ok. Roba un po'... spiriti, perché sembrano sempre robe assurde. Oppure gente che scopri che si è rifatta tutta la faccia dopo l'incidente. Cioè, roba inquietante. Ah, me la ricordo quella. È vero. I casi, sì, sono pesi. Noi non giocai solo uno di Ace Attorney. Beh, anche il professor Layton era fighissimo. A Professor Layton non ci sono arrivato. Merda, bellissima. Che roba è? Tu seguivi in aula e in casa. Hai il... Beh, Cichibe è super fan. Sì, sì. Ma l'ha anche giocato. Una volta l'abbiamo raidata che ci stava a giocare. Hai tutto il contraddittorio. Ludicrous. 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 E poi hai tutta la parte di indagini, cioè fai anche detective. Ah, bello. Hai giocato a Man of Medan. Ecco, Man of Medan è un gioco di merda. A me non piace per niente. Man of Medan è proprio merda. Ma sì, è quella serie lì che ne hanno fatti tanti. Mentre The Dark Pictures Anthology. Esatto, esatto. Quello prima che è? Si chiama? Non lo so. Che cosa sono? Non mi viene in mente. È una serie di giochi nuovi che hanno fatto con il solito motore che è uguale per tutti i giochi. Until Dawn non è... No, no, è separato. E di base è una solita avventura horror. Okay, in cui succedono cose. Sì, poi ci sono i vari... No. Man of Medan è veramente un horror scarsissimo. Ma quando lo vendono? Cioè, nel senso, no, allora... lo danno gratis sto mese su PlayStation. Non mi ricordo, tipo su PC tutta l'anthology erano tipo 40 euro e sono tipo 3-4 giochi, non mi ricordo. Okay. Però sono storie diverse, però è il solito gioco. Come citano in chat The Quarry invece, che è uscito da poco, quello dovrebbe essere carino. Che è un'avventura grafica horror. Okay. Ma per me tutte quelle avventure grafiche vissute col VR sarebbero una bomba pazzesca. Cioè, nel senso, avendo il VR, visto che è un gioco comunque molto statico in cui non hai del gameplay pesante, sarebbe molto più però devi fare tutto il VR di tutto quanto. Cioè, vabbè, che magari non c'è. Vabbè, che ci metti poco. Ho soltanto i miei sogni. Puoi sì, vecchio, gioca a Room 215, per favore. Io sono stanchissimo. Dicono è orribile The Quarry, vabbè. Sono stanco, voglio mettermi a lettere e leggere Berserk. Sono stanchino. Berserk. Berserk. Vabbè, allora andiamocene a fanculo a sto punto, no? Volete il trailer? Dai, io vado a giocare il trailer DS a casa. Beh, comprarti un DS a casa. Vado a giocare il DS a casa. Ma forse ho visto delle immagini. Ma anche delle animazioni. Sono tutti uguali. Sono tutti uguali questi giochi. Sono tutti fatti con lo stampino. Ma è quello nella neve? No, quello no, è Until Dawn. Sono tutti uguali. Ma Until Dawn non è brutto. Until Dawn, infatti, mi piacerebbe farlo. Quello è carino. Invece anche questi sono proprio fatti tutti con lo stampino. Sono una roba che non... Vabbè, ma se è un'avventura, è un'avventura grafica, come sì, penso devi, cioè, muovi il personaggio, cioè ce ne sono tanti. Perché hanno messo la carica dei 101 per PS2 come commento? Invece Outlast è fighissimo, per esempio. Ma Outlast me ne hanno parlato bene, me l'hanno anche regalato, non l'ho mai fatto, ma penso sia paura pesa. È figlio di Soma, come filone, è molto figo. No, quello è pesissimo. Quello è molto figo. Vabbè, tra l'altro, a proposito di... Qual era Pingo, il gioco in cui ti ho conosciuto? Come cazzo si chiamava? Cosa vuol dire? Io Pingo l'ho conosciuto... Amnesia. Io faccio le live su un gioco horror, Amnesia, che avevo una paura fottuta. Beh, quello era famosissimo. Esatto, un gioco vecchio. Come hai conosciuto Pingo? Lui in chat mi spiegava dove andare, ma con degli enigmi inventati da lui. Non ci credo. L'ho conosciuto così, Pingo. Assurdo. Vabbè, forse sto confondendo Amnesia con Soma. Soma penso sia fatto dagli stessi di Amnesia, perché anche Soma l'ho giocato ma non finito. È prima Amnesia. Amnesia è più vecchio. E com'è che si chiamava? Amnesia. Cazzo, non mi ricordo. L'ipocondria è andata a farsi benedire. Sì, adesso siamo in conclusione. Parliamo di cazzo già. Però sì, è proprio tutto un filone di. Oppure abbiamo dei problemi di memoria. Oh cazzo. E questo qua Amnesia, se ce la fa caricare. Questo qua è Amnesia, che è molto vecchio. Dante Descent, esatto.
Io ho fatto questo e poi ho dovuto. Gli altri non sono riuscito a farli perché avevo troppa paura. Ci giocava tantissimo. Perché tu dovevi esplorare questi cosi e poi beccavi questi mostri. Cioè, avevi una paura fottuta e dovevi scappare. No, era veramente. Outlast era pesissimo. Outlast io l'ho mollato perché era molto più ansia. Ma proprio tanto. Senti la musica. Adesso giochi fa anche cagare in mano. No, sì, questi proprio non c'ho fare. La cosa che ti dovremmo mettere Nick davanti, davanti a un sai anche sai che le cose che più mi fanno cagare in mano che c'era mano subito. Mi ricordo che li avevo scoperti tramite la rubrica di Parliamo di videogiochi, i creepypasta. Presente? No. Sì. Che sono quei giochi che hanno determinate mod oppure tipo il Garry's Mod. Sì, può essere. Boh, ce ne sono. Esatto, ok. Ok, va bene. Però ce ne sono. Ci sono tantissimi di questi giochi qua su cui ci sono delle storie strane, particolari. Giochi che non si gioca nessuno. Ma anche tipo versioni di Pokémon riadattate così e inquietantissime. Me ne ricordo che me le guardavo. Raga, ma è deficiente. Qua è cretino. Ma che cazzo sta facendo? Ma ci abbiamo le IRAP, ma potrei mai darla prova. Effettivamente, ma ringraziamo IRAP. Bravo, copriamolo ancora. Col banner, perché sennò. Io non ho parole. Questo le mosse che deve fare. Adesso. Però noi siamo quei barilottoni là per riempire le nostre. Grazie mille, IRAP. Grazie. Grazie. Torna. Devo andare, raga. Va bene, andiamo. È stato bello. Dai, di Harry Styles. Potevi andarci? Lo so, non c'erano più biglietti. No, peccato. Quindi cosa fai? Cosa fai? Stasera. Cosa fai? Beh, vogliamo sapere. Vado al concerto di Harry Styles, però non volevo dirlo perché poi la gente mi cerca, non mi va. Ma vecchio, adesso non sei tutte Harry quelle Styles. Persone, ma chi cazzo ti cercherà mai? Ma io volevo andare al concerto di Harry Styles. Mi stanno scrivendo da mesi. Posso dire una cosa adesso? Secondo me, cioè, se devono scegliere tra Harry e te, non so, la scelta ma Harry non è lì. Non è che lì ne sai, tutto. Magari lì a farsi un bagno di folla con te. Vabbè, ma tanto non scusa. Non so neanche se ho i biglietti. Vado lì e lo scopro. Com'è? Io mi sono immaginato questa scena che c'è tutto il pala Dozza? No, pala Malaguti. Unipolarena. Pala Malaguti. Pala Dozza. Bello, pensavo sia allo stadio. No. C'è tutto l'Unipolarena pieno, Nelson in mezzo che fa "Sono qua!" Ehi! Sorpresa! Ma li avete visti prima i pullman che scaricavano orde di ragazzine? No, figo. A orde. Li abbiamo investiti tutti. Ma c'è gente che è lì da ieri non è vero. Giocavamo a bullying. Non è vero. No. Mi dissocio da me stesso. Bravo. Ciao. Bene, fai la chiusura tua allora. Da chi raidiamo? Non so chi c'è. O qua non sono stati preparati. Se vuoi, ride, c'è sempre il tuo Sabacco Paolo, chiuso, c'è cioè Curolili. Andiamo da Curolili, che ormai siamo. Non c'è mai live. Andiamo da Curolili, che è il amico su TwitchCon. E basta. Siamo riusciti bene a scambiare due parole. Nelson sarà sniperato. Grazie a tutti. Va bene, grazie a tutti. Ci vediamo. Ricordiamo il codice per i rap. L'abbiamo detto. Valley Summer. Valley Summer. Mi raccomando, sennò poi a settembre, quando partiamo con tutto, sono di con nove. Esatto. Ciao, vaffanculo. Questa è un'altra ancora di salvezza per la Twitch. Mi qua. Grazie, ricordiamo entro giovedì 2000 sub, grazie. No, di più, 2005. 2005 è il finale di stagione. Cavolo. Okay, che l'ultima giovedì, secondo me è l'ultima live. Comunque, quindi se per giovedì noi siamo a 3000 sub. Non siamo a 3000 sub. Facciamo la cena medievale. Ma no, se siamo a 4000. Era 4000.